Buonasera, benvenuti. Diamo inizio alla seduta consiliare. Lascio la parola al signor segretario per l'appello. A lei la parola, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sartini, Teoldi, Bernareggi, assente giustificato. Fumagalli, Amatetti, Mauri, Giusto, Del Buono, Inno, Focaccia, assente giustificata. Russo, Mascia, Nicolussi, Allevi, Frigerio, Biella, Assente giustificata. Cagliani. Grazie. Grazie. Procediamo con la nomina degli scrutatori. Ci sono dei volontari. Consigliere Fumagalli e consigliere Amatetti. Abbiamo dei volontari, ne serve uno, altrimenti procedo io, consigliere Frigerio. Grazie. Allora, procediamo con consigliere Cagliani, voleva dar lettura del comunicato. Prego, a lei la parola. Le chiedo se mette la cortesia, un tempo massimo di 5 minuti, non segue dibattito. Vi invito a non disturbare il consigliere Cagliani durante la lettura, quindi vi chiedo silenzio. Grazie. Grazie Presidente. I consiglieri comunali di opposizione, a seguito di sollecitazione del prefetto, hanno congiuntamente preso la decisione di riprendere a partecipare al dibattito di consiglio comunale, non avendone mai del resto abbandonato i lavori. Che sia stato soggetto esterno e superiore all'ambito prettamente comunale ad agevolare ed auspicare questa nostra decisione è cosa grave, che non sottovalutiamo. E che indubbiamente incide sul confronto politico che non per niente parte da posizioni diametralmente opposte sui fondamentali dell'ordinamento e delle istituzioni. Il Consiglio Comunale dovrebbe rappresentare il centro decisionale dell'ente comune. L'abbandono dell'Aula da parte dei consiglieri comunali di opposizione è avvenuto in un contesto che di seguito andiamo a delineare schematicamente. A fronte di accuse generiche e in quanto tali inopportune da parte del sindaco di Vimercate per vicende giudiziarie di rilievo inerenti il territorio di Monza e Brianza, i consiglieri di opposizione chiedevano in sede istituzionale le scuse qualora il sindaco si riferisse agli stessi o comunque chiarimenti in merito alla vicenda. Nel contempo, tre capigruppo di opposizione ricevevano notizia di essere stati querelati dall'assessore Grossi per vicende connesse a questioni politiche ed amministrative che fisiologicamente generano dibattito, dibattito che in un assetto democratico solitamente ed usualmente è alimentato dalle opposizioni. In questo difficoltoso contesto, le opposizioni, esercitando senso di responsabilità istituzionale, chiedevano in riunione di capigruppo al sindaco di rilasciare una breve dichiarazione in cui chiarisse, non si scusasse, ma chiarisse che non si riferiva ai consiglieri comunali di opposizione, manifestando, magari, il dispiacere che noi avessimo mal interpretato tale incauta dichiarazione. Questo, secondo accordi, sarebbe dovuto accadere in occasione dello scorso Consiglio Comunale del 28 giugno. Tale accordo, raggiunto in sede istituzionale, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Comunale, oltre che del Sindaco stesso, è stato disatteso con un comunicato sui social da parte del Sindaco che si rifiutava di affrontare la questione in sede istituzionale, luogo in cui le opposizioni avevano posto il problema e quindi luogo in cui si poteva chiudere positivamente per tutte le parti. In più il sindaco attaccava le opposizioni. In occasione del Consiglio Comunale del 28 giugno, le opposizioni chiedevano convocazione della conferenza dei capigruppo, in cui chiedevano contezza del cambio di orientamento del sindaco a seguito di decisione condivisa nella precedente riunione dei capigruppo. Il sindaco confermava di non voler riportare la questione in ambito istituzionale. A seguito di diniego del sindaco di tenere fede a quanto precedentemente concordato, le opposizioni chiedevano al Presidente del Consiglio Comunale di riferire in Consiglio Comunale gli accadimenti della riunione dei capigruppo, al fine di rendere edotti tutti i consiglieri dei motivi di reiterazione della nostra non partecipazione al dibattito consiliare. Tale accordo, preso in sede istituzionale, è stato istantaneamente disatteso dal Presidente del Consiglio Comunale, che ha iniziato i lavori senza riferire in aula quanto sopra. Stante la totale assenza di coerenza e rispetto degli accordi presi da parte del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, le opposizioni si rivolgevano al Prefetto, a cui il Sindaco confermava per iscritto di non essersi riferito ai consiglieri comunali di Vimercate, ma a fatti relativi al Comune di Correzzana. Questa vicenda
mostra ancora una volta il totale dispregio che l'amministrazione comunale nutre per le istituzioni rappresentative, democratiche e segnatamente per il Consiglio Comunale. Il tutto in coerenza con le dichiarazioni, che non esitiamo a giudicare preoccupanti per la tenuta delle istituzioni democratiche, del signor Casaleggio, che in due righe liquida il Parlamento come se nulla fosse. Anche per questo rientriamo in Consiglio Comunale. Su sollecitazione del prefetto, certo, ma anche stante la gravità di quanto sta avvenendo nel Paese e in città, per quanto detto sopra, per difendere le istituzioni da chi incautamente ne dispone. Grazie, Presidente. Procediamo con il punto 1 all'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta di Consiglio Comunale del 16.02.2018. Ci sono delle osservazioni, insomma qualcuno ha osservazioni da fare sul, ha dei rilievi tecnici da fare sul verbale? Se non ci sono osservazioni tecniche, naturalmente oltre quelle che già pervenute via mail da parte della consigliera Teoldi su dei refusi ortografici. Perfetto, se non ci sono osservazioni procediamo con la votazione del punto 1 all'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta di Consiglio Comunale del 16.02.2018. Chi si esprime con voto favorevole? Unanimità, grazie. Procediamo con il punto numero 2 all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 28.02.2018. Ci sono delle osservazioni da fare in proposito? Se non ci sono osservazioni da fare in proposito, anche qui procediamo con la votazione. Metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 28.02.2018. Chi si esprime con voto favorevole? Nuovamente unanimità. Grazie. Punto numero 3 all'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta di Consiglio Comunale del 23.04.2018. Ci sono consiglieri che devono presentare osservazioni? Se non ci sono osservazioni procediamo con la votazione del punto numero 3 all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 23.04.2018. Chi si esprime con voto favorevole? Nuovamente unanimità, grazie. Ah, pardon, mi scusi. Quindi ripetiamo la votazione. Chi si esprime con voto favorevole? Perfetto. Quindi ci sono... Ok, perfetto. Chi si astiene? Un astenuto. Perfetto. Procediamo con la votazione del punto numero 4 all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 30.05.2018. Chi si esprime, ci sono osservazioni da fare in proposito? Perdonatemi, ero già andato alla votazione. Se non ci sono osservazioni, dichiaro aperta la votazione del punto numero 4 all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del 30.05.2018. Chi si esprime con voto favorevole? A questo punto si esprimono con voto favorevole 9 consiglieri. Chi si astiene? Si astengono 5 consiglieri. Grazie. Allora, passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno, approvazione del piano di programma e del bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020 dell'azienda speciale Farmacie Comunali Vimercatesi. All'uopo saluto il dottor Meneghetti che è presente alla seduta. Lascio la parola all'assessore Grossi in qualità di relazione. Prego, a lei la parola. Grazie, si sente? Sì, grazie Presidente. Allora, il punto prevede, come da statuto delle farmacie, l'approvazione del piano programma e del bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018 e 2020. In realtà si tratta dell'approvazione del piano programma e del bilancio pluriennale, di cui una parte, ovvero il conto economico del 2018, previsionale, è già stato approvato a febbraio nella seduta consiliare
in quanto d'obbligo, sempre ai sensi dello statuto e del regolamento delle farmacie, nei primi mesi dell'inizio dell'anno. Quindi la parte di approvazione del piano programma quantitativa, e quindi di fatto il conto economico previsionale che i consiglieri sono chiamati ad approvare, riguarda fondamentalmente gli anni 2019-2020, essendo il 2018 già stato oggetto di approvazione. Per quanto riguarda invece la parte più qualitativa, ovvero narrativa per le politiche di attività delle farmacie per il triennio, che è il sostanziale contenuto del piano programma, i punti proposti dalle farmacie in tema di politiche riguardano le politiche economica sociale, la politica del personale, la politica degli acquisti, delle scorte e di gestione del magazzino, la politica amministrativo contabile, le politiche di ampliamento delle attività, le politiche di gestione delle relazioni esterne, degli investimenti e infine le politiche finanziarie e reddituali. Di questi 9 capitoli il dottor Meneghetti, presidente delle farmacie, è presente perché su un paio di essi, che sono i più rilevanti, è bene avere direttamente da lui il polso della situazione e i racconti, anche perché è più quotidianamente coinvolto nella gestione con la direzione delle farmacie. E quindi io mi limito a esaurire più rapidamente, così come è stato fatto in Commissione Finanze, ripetendo sostanzialmente lo schema di presentazione, ad esaurire i punti meno rilevanti, che sono quello del personale, e meno rilevanti in quanto non prevedono variazioni significative, ovvero le politiche del personale si possono definire invariate nel triennio: 8 sono i dipendenti, 8 resteranno, e anche il relativo costo è stimato solo come ipotesi di leggerissima crescita nel 19-20 per effetto di possibili rinnovi contrattuali o di scatti di anzianità. La politica degli acquisti si conferma la stessa, ovvero così come poi nella parte controllo amministrativo e contabile, così come oggi gli acquisti sono sotto controllo dal punto di vista del quando e quanto acquistare attraverso una centrale comune di acquisti, anche per avere un risparmio sui costi, procederanno anche per il triennio con lo stesso schema di scelta di acquisto dei farmaci e dei parafarmaci. Questo influenza l'altro punto, il quarto punto delle politiche del piano programma, ovvero le politiche di gestione delle scorte del magazzino, che rimarranno quindi invariate ad un livello di efficienza piuttosto buona, ovvero 46 giorni circa di tempo di rotazione delle scorte, che producono di fatto la non esistenza di fabbisogni finanziari da parte delle farmacie a breve termine, perché tende all'autofinanziamento e anzi a generare liquidità, in quanto il tempo di incasso è mediamente di 17 giorni, sia quello a pronti allo sportello sia quello che deriva dall'incasso dei farmaci venduti da parte della TS, mentre il tempo di pagamento dei fornitori, nel rispetto delle norme, è di 2 mesi, e quindi questo fa sì che le farmacie abbiano una sostanziale equilibrio finanziario a breve e anche a medio termine, fino a quando la gestione del cosiddetto capitale circolante sarà questa e non c'è motivo che cambi. Le politiche amministrative e contabili sono assolutamente le stesse, e quindi il sistema anche di controllo di gestione lentamente, credo, cioè sempre più entra nella gestione ordinaria. Le politiche di ampliamento delle attività invece comportano per il momento solo uno stare alla finestra da parte delle farmacie a capire se la normativa l'evoluzione della normativa per l'apertura eventuale di nuovi punti di vendita renderà possibile eventualmente ampliare il numero dei negozi, dei punti vendita delle farmacie. Al momento si è solo ad osservare quali saranno le evoluzioni legislative in materia. Infine, la politica delle relazioni esterne, altro non è che la modalità di comunicazione, di trasparenza, secondo le normative che l'ANAC stessa
impone e che sono seguite dalle farmacie insieme ai rapporti con il soggetto proprietario, quindi con l'ente comunale, che rimane un ente terzo esterno per le farmacie, che sono regolati dal contratto di servizio stipulato il 6 dicembre 2019, quindi anche su questo fronte nessuna particolare novità è proposta dalle farmacie nel triennio. Chiudo dicendo che anche le politiche finanziarie reddituali sono, come già detto, invarianti dal punto di vista della situazione finanziaria, che non ha alcun problema o previsione di fabbisogni, e dal punto di vista reddituale seguendo la strategia di massimizzazione dei servizi attraverso con l'obiettivo di minimizzare i risultati e tendere al pareggio, come è d'obbligo per un soggetto partecipato da un ente pubblico come sono le farmacie. Restano quindi, e per le quali passo la parola al Presidente, al Dottor Meneghetti, due punti importanti e rilevanti sulle politiche delle farmacie del piano programma inerenti alla politica economica sociale e la politica degli investimenti, sui quali ovviamente si incentra poi il dibattito, credo, per l'interesse per la collettività. Quindi passo la parola al Dottor Meneghetti. Grazie Assessore Grossi, le lascio la parola al Dottor Meneghetti in qualità di Presidente dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale Mercatesi, ha facoltà di intervenire, prego. Grazie ancora e buonasera a tutti. Grossi ha detto due cose, ne dico quattro e poi mi fermo. Sulle politiche economiche e sociali leggerei il capitoletto del piano programma, perché è lo spirito che informa l'attività del Consiglio di amministrazione delle farmacie assieme a tutti i dipendenti che lavorano in farmacia, in quanto me ne accorgo giorno dopo giorno, sono tutti protesi a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Poi vi dirò come quarto punto una bella cosa. Quindi l'azienda qual è lo spirito? L'azienda è tenuta ad ottimizzare la gestione, oltre che con tutte le note accortezze in merito ai principi di efficienza ed efficacia dell'ordinaria attività, mediante una dettagliata, professionale e costante attività di pianificazione e di controllo di gestione, come indicato dall'articolo 46 dello statuto vigente, attraverso una verifica alla fine del primo e del secondo quadrimestre con appropriati indicatori ricavati dagli strumenti di controllo e gestione interno, raffrontati con i dati del territorio di riferimento in cui l'azienda opera e dalla contabilità ordinaria. Mediante l'implementazione dei servizi sanitari si raggiungerà l'obiettivo di sostanziale pareggio di bilancio, come previsto dall'articolo 47 dello Statuto, e comunque perseguendo in ogni caso un risultato economico certamente non negativo, come peraltro lo prevede l'articolo 55 dello Statuto aziendale. L'incremento dei costi connesso alla volontà di attuare e migliorare qualità e quantità di servizi erogati alla cittadinanza dovrà contemporaneamente comportare condizioni di equilibrio finanziario di breve e di medio periodo. Che cosa prevediamo nel triennio e quali servizi pensiamo di erogare, oltre alla cosa principale, che è quella di far funzionare l'azienda? Erogazione ancora di voucher per famiglie bisognose. Abbiamo rifinanziato l'importo stanziato inizialmente all'inizio anno, in quanto vi è stato un utilizzo immediato nei primi due mesi di quanto previsto. Ci saranno campagne promozionali con sconti su farmaci da banco e prodotti farmaceutici ai possessori di Fidelity Card. Ritengo questo un punto qualificante per la restituzione dei margini economici che la farmacia produce, in quanto con la Fidelity Card vengono immediatamente riconosciuti ai cittadini di mercate questi margini attraverso sconti.
Continuerà la parte relativa ai voucher bebè e ai voucher alle associazioni dilettantistiche sportive. Servizio continuo, il servizio di prenotazione e consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci mediante l'utilizzo di software dedicato, quindi partirà un servizio e-commerce durante il 2018. Ci saranno campagne di informazione sull'uso dei farmaci nelle scuole. Sosterremo progetti nell'ambito sociosanitario presentati da soggetti no profit operanti nel territorio, acquisto o noleggio di beni strumentali per lo svolgimento dei servizi sopra esposti. Da ultimo, siamo parte importante nella realizzazione di quel progetto che si chiama Vimercate Città Cardioprotetta, per la quale è stata istituita la prima colonnina, è nostro animo di finanziarne quante ne servono nel comune di Vimercate. Ovviamente pensiamo anche di guardarci e di cambiare abito magari in farmacia, quindi per quanto riguarda gli investimenti propri, quindi legati alla farmacia, contiamo di fare alcune cose, quindi continuare nell'opera di manutenzione straordinaria dei due punti vendita e mi viene in mente tutta la parte dell'aria condizionata, del servizio di ricondizionamento dell'aria, aggiornamento degli strumenti di comunicazione, quindi tutta la parte relativa ai LED wall, le vetrine parlanti, insegne luminosi più attraenti, in senso che devono essere viste da lontano, distribuzione automatici di farmaci e parafarmaci, e poi investimento importante nel progetto della città cardioprotetta Vimercate. Per quanto riguarda i numeri, dottor Grossi ha detto che il 2018 l'abbiamo già approvato. Il 2019 e il 2020 sostanzialmente vede una riproposizione del 2018 con un incremento del fatturato del 3% annuo. È un obiettivo direi abbastanza conservativo, però direi in presenza di costi fissi uguali questo permetterà di incrementare i margini a disposizione dell'azienda. E poi continuerà l'erogazione di servizi sociosanitari alla cittadinanza a fine di restituire i margini economici prodotti dall'azienda Farmacie Comunali di Vimercate. Ultima cosa, ed è un flash su come sta andando la farmacia nei primi 4 mesi dell'anno, il mondo che ci sta vicino, cioè il mondo di Monza e Brianza, per quanto riguarda i prodotti farmaceutici venduti dalla farmacia, registra una regressione. Nei primi 4 mesi di quest'anno rispetto ai 4 mesi dell'anno scorso, il mercato ha fatto un meno 1,4. Pur in presenza di questo dato che è negativo, le due farmacie, Ruginello ha fatto un incremento del più 7%, 7,6%, e la farmacia nord l'8,2. Quindi questo fa ben sperare sul fatto che per il 2018 vengano raggiunti tutti gli obiettivi presenti nel piano programma. Io ho finito, grazie. Grazie dottor Meneghetti, a questo punto dichiaro aperta la fase di dibattimento del punto numero 5 all'ordine del giorno. Se ci sono consiglieri che desiderano intervenire, vi invito ad iscrivervi a parlare. Si è iscritta a parlare la consigliera Teolli, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Solo alcune brevi considerazioni, dal momento che i servizi e le numerose attività svolte dall'azienda farmacia sono state ampiamente e dettagliatamente illustrate anche in fase di approvazione del bilancio consuntivo 2017 lo scorso aprile. Abbiamo sentito in commissione anche stasera dal Presidente, dottor Meneghetti, che il pareggio di bilancio rimane l'obiettivo primario delle farmacie. Obiettivo che si raggiungerà, abbiamo sentito, attraverso un'attività di pianificazione e di controllo di gestione e mediante l'implementazione dei servizi sociosanitari secondo gli articoli 46 bis e 47 dello Statuto. Ci complimentiamo per il trend positivo anche del primo quadrimestre 2018, con il risultato che abbiamo sentito, una media dell'8%, quando il mercato si attesta a fatica a un esito positivo, diciamo. Ciò consente all'azienda di guardare con serenità anche verso il futuro. La strategia ormai consolidata dell'azienda è di restituire alla cittadinanza servizi, attivando politiche sociosanitarie a favore dei cittadini, non dimenticando naturalmente che l'azienda deve mantenere l'equilibrio tra costi e ricavo. Abbiamo sentito gli investimenti che saranno fatti, abbiamo sentito che le previsioni sono conservative, come ha detto il Presidente, e però presentano per il triennio un aumento più o meno del 3% del fatturato, grazie, io dico, a questa attenzione costante e attiva al fatturato e alla realizzazione di utili, alla distribuzione di risorse. La politica degli acquisti, abbiamo letto nei documenti, si conferma basata sul contenimento dei costi e il mantenimento di un'alta qualità del servizio. Gli interventi sociosanitari previsti nel triennio consentiranno di arrivare sostanzialmente al pareggio, abbiamo sentito. Ho letto i dati indicati, sono previsti utili per 8.000 euro nel 2018, 13.000 nel 2019 e 15.000 nel 2020. Per quanto riguarda le politiche sociosanitarie, che sono già state approvate illustrate in sede di approvazione del bilancio, ricordo, oltre all'installazione della prima colonnina nell'ambito del progetto di Mercate Città Cardioprotetta, qui ne seguiranno, abbiamo sentito, altre per offrire la più ampia copertura possibile, il consolidamento dello sportello psicologico alle primarie e alle secondarie. Aumentata la somma a disposizione per la farmacia solidale, nel giro di un mese e mezzo sono terminate tutte le disponibilità e sono state rifinanziate. Lo sportello psicologico appunto è stato consolidato perché ha avuto un buon impatto e ha visto incrementare le richieste dei ragazzi e delle famiglie nel corso di mesi. In commissione è stata garantita anche dal Presidente la disponibilità dell'azienda farmacie ad ampliare il servizio di tutti per uno, aumentando anche le risorse destinate qualora fosse necessario. Ecco, oltre che a complimentarmi per gli ottimi risultati ottenuti, colgo l'occasione per ringraziare a nome della maggioranza il Presidente Meneghetti, tutti i componenti del CDA, la dottoressa Motta, che non so se è presente stasera, il Revisore Unico per l'ottimo lavoro svolto, e anticipo il voto a favore della maggioranza. Grazie consigliere Teolli, ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire. Prego consigliere Levi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, visionando attentamente il piano programma, noto che vengono riconfermati e finanziati con gli utili del bilancio delle farmacie i due progetti Tutti per Uno e lo sportello psicologico, come appena confermato la capogruppo Teolli, sulla cui scelta di finanziamento però continuo ad essere perplessa. Innanzitutto mi domando se, essendo progetti di spessore sociale e proprio per le motivazioni che li presuppongono, non abbiano bisogno di una stabilità e di una progettazione lungimirante del tempo, che gli utili di amministrazione di un'azienda non garantiscono, nel senso che anche il Presidente Meneghetti ha finora parlato comunque di previsione. In particolare il progetto Tutti per Uno, che è inserito tra l'altro nel piano di diritto allo studio, e mi riferisco al precedente perché quello per l'anno prossimo non è ancora in discussione, è avviato all'epoca come progetto pilota. Chiedo se ci sono dei dati oggettivi sui quali avete ponderato la scelta di finanziarlo nuovamente, come ad esempio la frequenza degli alunni che hanno aderito a questo progetto durante l'anno, se ci sono stati eventuali ritiri, se sì per quale motivo sono stati ritirati, le verifiche magari
magari del personale docente che sono state prodotte, se lo sono state, e sia delle docenti che hanno seguito il progetto più da vicino, ma anche delle docenti di classe che hanno come alunni utenti del progetto stesso. Se è possibile, chiedo di poter visionare questo materiale, se c'è. Qualora non ci fosse, chiedo se è possibile recuperarlo. Personalmente io vedrei per questo progetto un'estensione all'interno di un servizio di post-scuola più ampio, quindi da calibrare su un bilancio proprio comunale. Tra l'altro, citato questo servizio di post-scuola, io parlo sempre di gestione diretta, citato in entrambi i vostri piani di diritto allo studio presentati e mai ad oggi concretizzato, neanche in una fase di studio. E questo per ovviarne il limite del rischio di ghettizzare questi alunni con problematiche particolari e dall'altro per offrire una risposta ad un'esigenza sociale delle famiglie la cui soddisfazione per ora è affidata solo ad enti privati, introducendo una discriminante economica fra le famiglie, oltre che una limitazione di accesso ai servizi già attivi perché già saturi. Inoltre, qualora fosse interessato anche l'Istituto Don Milani, come ha ricordato adesso la capogruppo Teoldi, avevo già chiesto in commissione e mi è stato confermato che ad oggi non c'è una formale richiesta di adesione, mi domando se la somma che viene ad oggi stanziata, che è di 10.000 euro, fosse sufficiente per entrambi gli istituti e qualora dovesse aderire anche l'Istituto Don Milani, se questa somma di quanto può essere incrementata. E a maggior ragione, se anche l'Istituto di Milano dovesse dare parere favorevole all'adesione, mi domando se forse è il caso di pensare a un servizio veramente di post-scuola in gestione diretta. Anche per lo sportello psicologico che è stato appena citato, che da come chiesto in commissione è destinato per tutti gli ordini di scuola, come ho chiesto lunedì, ed ecco, quindi viene confermato anche se nel piano programma è specificato solo secondaria di primo grado, chiedo se ci sono dei dati oggettivi, oltre a quelli che ha menzionato la capogruppo Teoldi, sui quali avete riflettuto prima di riproporlo, soprattutto all'Istituto Manzoni, dove prima di questa proposta non era attivo. Mi domando inoltre se è stato utile sottrarre, tra virgolette, questo tipo di servizio ad una forma di partecipazione attiva dei cittadini, e in questo caso mi riferisco ai genitori che lo sovvenzionavano volontariamente per quanto riguarda l'Istituto Don Milani. Io credo invece che le forme di partecipazione attiva come queste vadano incoraggiate, proprio perché permettono di impiegare somme, in questo caso gli utili, per altri progetti sociosanitari, come ad esempio mi è venuto avviandoli o potenziando nelle frazioni. In ultimo chiedo di avere riscontro sulle campagne di sensibilizzazione attuate durante il corrente anno, nello specifico quante e quale partecipazione si sia ottenuta. Inoltre chiedo quale margine di autonomia di scelta delle scuole, dei temi e degli enti o associazioni proponenti viene salvaguardato affinché tali proposte risultino coerenti con i bisogni reali e il piano di formazione della scuola, perché ho come l'impressione che si corre il rischio che spesso tutto quello che viene proposto, che è davvero tanto, sia in termini di progetti e anche di economicità, perché si parla nel piano di 50.000 euro, rimanga solo una dichiarazione di intenti o una tensione per evidenziare un'esigenza di immagine dell'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Allevi, ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Prego, solo una comunicazione di servizio, al termine del primo giro gli assessori, se sorgono sollecitazioni nel corso del dibattimento, al termine del primo giro, prima di entrare in controreplica, se dispongono degli elementi possono chiedermi la parola e hanno facoltà di parlare. Si era comunque scritto il consigliere Russo, prego. Allora, io sono rimasto colpito da un aspetto del piano programma che è praticamente la Fidelity Card. È una card praticamente che, come spiegato anche nel piano programma, nel periodo agosto-ottobre 2017 ha consentito a 2.500 persone che hanno usufruito di questa card di risparmiare circa 20.000 euro. Un buon inizio per questa iniziativa che si spera possa avere un prosieguo altrettanto valido. Perché sono rimasto colpito da questa card? Per un semplice motivo. Da un'analisi superficiale sembra un aspetto marginale, insignificante, però questo piccolo aspetto ha un contenuto simbolico dal mio punto di vista molto forte, perché è la restituzione
diretta e immediata, tangibile, lo dicono anche i numeri, ai cittadini. E volevo sottolineare proprio questo contenuto simbolico di questo piccolo gesto. Grazie. Grazie consigliere Russo, ci sono, prego consigliere Giusto. Sì, grazie Presidente. Una risposta parziale, diciamo, alle sollecitazioni del consigliere Allevi, poi magari se l'assessore alla fine del dibattito vorrà aggiungere qualcosa, perché manco di qualche informazione, magari aggiungere a lei. Allora, intanto, se l'Istituto Comprensivo Manzoni ha proposto di proseguire questa esperienza, immagino che lo faccia, perché è stata un'esperienza positiva. E se è stato proposto all'Istituto Comprensivo Don Milani di estendere il servizio e stiamo aspettando una risposta, dopo vi spiego perché, evidentemente l'esperienza dell'Istituto Comprensivo Manzoni è un'esperienza condivisibile che ha prodotto degli effetti positivi che vorremmo estendere anche all'altro comprensivo. La questione delle risorse. È corretto pensare quando non ci saranno più le risorse. Adesso ci sono. E se poi la partecipazione dei genitori è così preziosa come ha esposto rispetto allo sportello psicologico, quando non ci saranno più, magari possiamo o potrà chi verrà dopo di noi ipotizzare anche una forma di autofinanziamento. Volevo precisare però che il progetto Tutti per Uno è compartecipato nel finanziamento dall'amministrazione comunale e dall'azienda speciale farmacie. Perché? Perché l'amministrazione comunale eroga 2.250 euro a plesso di scuola primaria per il progetto. Quindi per l'Istituto Comprensivo Manzoni sono 5.500 euro, 2.250 per la Filiberto e 2.250 per la Vinci, che sono il finanziamento del progetto, e azienda speciale farmacie integra col contributo che copre il costo dell'educatore della cooperativa che si associa, diciamo, al docente che cura il gruppo e alla psicopedagogista. Questa proposta è stata estesa all'Istituto Comprensivo Don Milani, oggi l'assessore ha incontrato i due dirigenti scolastici e ci faranno sapere come intendono organizzare, diciamo, questa modalità di supporto perché l'amministrazione comunale è pronta a erogare i 2.250 euro per i tre plessi dell'Istituto Comprensivo Don Milani, perché le primarie all'Istituto Comprensivo Don Milani sono tre. E niente, volevo solo aggiungere, anche se è qualcosa che non è strettamente legato a questo commento, relativamente alle serate che Farmacie Comunali sta cercando di organizzare sulla dislessia, che ho l'impressione che la possibilità di queste risorse affronti da più punti di vista le problematiche legate alle difficoltà scolastiche, e all'interno di questo percorso si spera di trovare anche delle soluzioni e delle modalità efficaci che supportino magari anche in maniera lungimirante sia gli studenti che le famiglie. Grazie. Grazie consigliere Giusto, ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire. Prego consigliere Mauri. Buonasera. Anche la mia è una risposta parziale alle sollecitazioni del consigliere Allevi, che fa piacere ricevere tante sollecitazioni in merito a questo argomento. Mi riferisco allo sportello psicologico nei due istituti comprensivi, perché abbiamo ricevuto dei feedback alla fine dell'anno scolastico dalle psicopedagogiste relativamente all'utilizzo del servizio. I numeri degli studenti e delle famiglie che hanno usufruito dello sportello dei due istituti comprensivi, tenendo presente che il servizio si è realmente attivato solo a partire dal mese di gennaio, sono i seguenti. L'Istituto Comprensivo Don Milani, secondaria di primo grado Saltini e Calvino, hanno usufruito del servizio complessivamente 70 studenti, di cui 57 in maniera spontanea e 13 con accesso consigliato. L'Istituto Comprensivo Manzoni, secondaria di primo grado, 13 accessi spontanei e 3 consigliati. 90 i genitori, comprensivo Don Milani 12 famiglie, no ho sbagliato, genitori, comprensivo Don Milani 18 famiglie, hanno interpellato le psicopedagogiste, 7 in forma spontanea e 11 accessi consigliati, mentre il comprensivo Manzoni,
complessivamente 4 famiglie. L'ultimo dato è relativo alle scuole inferiori, primaria e infanzia, Sportello dei Piccoli. 16 famiglie hanno usufruito del servizio nel comprensivo Don Milani e 13 famiglie nel comprensivo Manzoni. Questi sono i dati relativi ai primi 4 mesi del 2018. Le psicopedagogiste hanno riferito che il trend è stato progressivamente in aumento da gennaio a maggio e questo ovviamente ci rende contenti e soddisfatti che questo finanziamento appunto venga confermato, perché sostiene un servizio, sembrerebbe molto utile alle scuole. Quindi ci auguriamo che questo sia, continui ad essere uno strumento valido per il superamento delle piccole difficoltà legate ad una fase della crescita. Grazie. Grazie consigliere Mauri. Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Se nessun consigliere desidera intervenire a questo punto, se lo ritiene opportuno, posso lasciare la parola all'assessore Ghedini. Prego, lei la parola, ne ha facoltà. Buonasera, grazie. Allora, i numeri sono già stati elencati. Diciamo che rispetto allo sportello, appunto, parliamo alla secondaria di 22 famiglie che si sono rivolte allo sportello e di 90 ragazzi, quindi della secondaria, che hanno scelto di rivolgersi allo sportello, e di 19 famiglie all'infanzia e alla primaria. Quindi sono numeri confortanti e direi che indicano che abbiamo intercettato un bisogno reale. È chiaro che l'Istituto Don Milani è quantitativamente più ampio, quindi si giustifica lo sbilanciamento verso, cioè, dei numeri più ampi. È vero anche che io l'ho letto in questi termini: alla Don Milani esisteva uno sportello, quindi i genitori sono un pochino più così, familiarizzano un pochino di più con il servizio, mentre l'Istituto Manzoni ragiona molto in termini di psicopedagogista un po' per tutto, e va bene così. Cioè, a me quello che interessa è che la famiglia e il ragazzo abbiano una modalità per richiedere aiuto e per ottenerlo. Poi che si chiami sportello o psicopedagogista non importa, a mio avviso. Quindi abbiamo deciso con le psicopedagogiste, con i dirigenti scolastici e gli uffici di continuare sullo stesso modello, confermando il numero di ore, confermando quindi l'impianto, perché 4 mesi non ci sono sembrati sufficienti per come dire, andare a modificare qualcosa che ha bisogno sicuramente di un'osservazione più lunga, per cui per il prossimo anno si conferma lo stesso modello. Rispetto a Tutti per Uno, è vero, il Tutti per Uno nasce all'interno dell'Istituto Manzoni come progetto pilota, si è rivelato molto strategico rispetto non tanto all'esclusione di bambini o a discriminarli, ma proprio ad includerli, cioè serve proprio per creare un ponte con la famiglia, il territorio, la scuola, per questi bambini borderline, cioè che hanno delle difficoltà ma non sono certificati o lo sono ma non per problematiche così irrisolvibili, proprio con l'intenzione di includerli nuovamente in classe con maggiore autonomia e maggiore strumentalità per poter affrontare da soli la scuola. La Don Milani, considerando che soltanto da un anno la dottoressa Sesana si è insediata, quindi non ha avuto proprio materialmente il tempo di accettare, diciamo, già l'anno scorso questo progetto, anche se chiaramente ne ha riconosciuto il valore, quest'anno invece si è dimostrata interessata. Abbiamo avuto 3-4 incontri proprio di programmazione sul piano diritto allo studio, quindi oggi siamo arrivati alla conclusione che la nostra disponibilità a farlo partire alla Don Milani in ogni plesso della primaria c'è. Adesso aspettiamo da loro che confermino o meno la loro disponibilità, più che altro sul piano organizzativo, è un problema puramente organizzativo. Rispetto al post-scuola, la ringrazio per l'occasione che mi ha dato. Allora, sto ragionando su questo, cioè abbiamo diverse associazioni sul territorio che lavorano sui compiti a casa, abbiamo diverse associazioni, tra l'altro specializzate in diverse età e in diverse, diciamo, problematiche, cioè chi è più specializzato sui DSA, chi invece è su chi non ha un DSA o un'altra problematica. Per cui sto cercando di organizzare quindi sul post scuola, cioè dalle 4:30 alle 6:30, un'attività
maggiormente coordinata e maggiormente efficace proprio per rispondere a quei bambini che non sono magari all'interno del tutti per uno, ma che necessitano di un supporto, oltre al fatto di garantire la possibilità per le famiglie che lo richiedono di un po' scuola per tutti. E fino adesso credo che abbiamo risposto a tutte le famiglie. Chiaro, ci sono dei tempi di richiesta del post-scuola, cioè se o di prescuola, nel senso che abbiamo comunque dei regolamenti che chiedono avanzare la domanda di prescuola prima dell'inizio dell'anno, altrimenti diventa difficile organizzarlo, però nei limiti del possibile abbiamo sempre cercato di rispondere alle famiglie, anche perché sappiamo che se lo chiedono è perché c'è una ragione seria di lavoro fondamentalmente. Questo è quanto. Grazie. Grazie Assessore Ghedini. Direi che questo siamo in fase di controreplica, quindi anche i consiglieri che sono intervenuti nella prima fase hanno possibilità comunque di riprendere la parola, di riscriversi nuovamente a parlare qualora lo ritengono opportuno. Ci sono consiglieri che desiderano intervenire? Prego, consigliere Levi. Grazie per le precisazioni. Chiedo se questi dati che sono appena stati snocciolati sono stati inviati ai rispettivi presidi, poi di modo che possano poi presentarli ai entrambi i consigli d'istituto, perché comunque le decisioni poi vengono prese da tutto il consiglio d'istituto insieme, quindi la preside poi è un membro, ma che decide poi il consiglio d'istituto. Poi magari di questo dibattito sul servizio di post-scuola eccetera, magari la sede sarà poi quella legata più che altro al piano di diritto allo studio. Se non ho capito male, le ore dedicate sempre nello sportello psicologico non c'entrano col discorso psicopedagogista da dare che sono destinate al piano di diritto allo studio, sono quelle che le ore della psicopedagogista che fa in più al posto della psicologa dello sportello. Ok, sono due cose diverse, quindi ok, a posto, grazie. A posto. Vi chiedo una gentilezza, insomma, di non evitare i botta e risposta, insomma, detto così, passatemi il termine. Iscrivetevi a parlare, avete la possibilità di parlare, do la possibilità a tutti, poi a margine, se l'assessore lo ritiene opportuno, può fare ancora un piccolo intervento, però vi invito anche per una questione di ordine della seduta. Grazie a tutti per la collaborazione. Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Prego, consigliere Cagliani. Grazie Presidente. Beh, io ringrazio il Presidente delle Farmacie, che è un ottimo amministratore, una persona di buon senso che ascolta e che porta avanti le iniziative che arrivano anche da questi banchi nel corso degli anni. Questo è non scontato e quindi lo ringrazio. Questo per quanto concerne quindi la presenza delle farmacie. Rispetto al fatto che siamo qui a parlare oggi come d'ordine del giorno delle farmacie, mi fa venire in mente una cosa: ormai i tempi politici del Consiglio Comunale sono scanditi dalle farmacie, io ormai parlo più di farmacie che di tutto il resto in Consiglio Comunale, e ve lo confido con un po' di malinconia, sono un po' annoiato, non tanto perché le farmacie non sono interessanti, ma perché se si parla solo di quello un po' mi annoio. Mi piacerebbe parlare un po' di urbanistica, di città, di sport. Non dico di piscina perché oggi viene troppo facile dirlo. Quindi questo è uno sfogo che nulla c'entra con l'ordine del giorno, però nel mentre dico che mi astengo, argomento in questo modo che è anche un'astensione dovuta al fatto che ormai la sua memoria, io tutto il bilancio delle farmacie, è quello, grazie Presidente, lei va davanti così tranquillo, se magari parliamo anche d'altro, io ve ne sarei grato. Grazie. Grazie consigliere Cagliani, ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Se nessun consigliere desidera più intervenire, magari lascio 2 minuti all'assessore Ghedini se lo ritiene opportuno. Grazie. Allora, i dati ci sono stati forniti direttamente dalle psicopedagogiste con presenti presidi, quindi i presidi hanno a disposizione gli stessi dati. E, l'altra domanda, sì, allora, il servizio di psicopedagogia tradizionalmente esiste da diversi anni ed è legato tutto a un discorso di osservazioni, di preparazione del PDP con i docenti, eccetera, e quello
è rimasto invariato. Queste ore di sportello si aggiungono, cioè è proprio un servizio supplementare nuovo. Questo. Va bene, grazie Assessore Ghedini. Dichiaro chiusa la fase di dibattimento. Procediamo con la dichiarazione di voto. Invito i capigruppo, coloro lo desiderano, ad effettuare dichiarazione di voto. Prego, consigliere Mascia. Grazie Presidente. Io invece torno sul tema farmacia, anche perché si è parlato più che altro di scuola. Con una dichiarazione di voto che sarà, lo dico subito, un voto di astensione. Noi prendiamo atto positivamente del fatto che persiste il buon andamento delle farmacie comunali in termini di fatturato, un buon andamento che ormai è consolidato da diversi anni. Non vediamo invece particolari novità, ma questo è stato confermato anche sia in sede di commissione che questa sera, dal punto di vista delle politiche per il prossimo triennio. In particolare sulla politica del pareggio di bilancio, che però ci tengo a sottolineare perché la si chiama politica del pareggio di bilancio, sembra che prima la farmacia non fosse in pareggio, in realtà la farmacia prima produceva anche molti utili che venivano ridistribuiti ai cittadini attraverso il bilancio comunale. Oggi gli utili sono azzerati perché affinché vengano utilizzati i nuovi servizi economico e sociosanitari, servizi noi abbiamo già avuto modo in diverse occasioni di manifestare la nostra contrarietà, perché non vediamo di fatto a questa iniziativa, perché non vediamo di fatto nuovi servizi sociosanitari strutturati, radicati sul territorio, che entrano a sistema anche del bilancio, ma vediamo soltanto erogazioni di denaro su progetti già esistenti oppure elargizioni tramite voucher. È un dato sicuramente positivo che la Fidelity Card stia funzionando, se non sbaglio sono stati fatti sconti per 20.000 euro, diciamo che è una cifra che non giustifica, a mio avviso, una politica di azzeramento degli utili. La stessa cosa per quanto riguarda le politiche di ampliamento delle attività, dove c'è stato confermato in sede di commissione che non ci sono particolari novità. Qualche novità sull'investimento da intendersi, però attenzione, come manutenzioni e attrezzature, che le insegne luminose sono sicuramente una bella iniziativa, ma credo che tocchino solo marginalmente i cittadini vimercatesi. Ancora in forse per il 2019 c'è stato confermato l'ipotesi dello sblocco degli accantonamenti. E a questo si aggiunge anche una riflessione. Abbiamo visto per il prossimo triennio uno stanziamento di circa 50.000 euro all'anno, quindi una cifra importante per campagne di comunicazione. Abbiamo chiesto anche conto, ci è stato spiegato, illustrato in sede di commissione che per il primo anno dovrebbe trattarsi di una campagna di comunicazione sulla dislessia. Nulla sappiamo, però c'è ancora un po' di incertezza, la cifra è importante e non abbiamo però in concreto compreso in che cosa consisterà questa campagna di comunicazione, che insomma per 50.000 euro dovrà essere una cosa ben grande e ben visibile. Detto tutto questo, siccome comunque rimane il risultato decisamente positivo in termini di fatturato della farmacia, il nostro voto, e parlo anche a nome della forza politica di Vimercate Futura, quindi come coalizione di centrosinistra, sarà di astensione. Grazie. Grazie consigliere Mascia. Ci sono altri capigruppo che desiderano effettuare dichiarazioni di voto? Se nessun capogruppo desidera effettuare dichiarazioni di voto, procedo e lascio l'ultima parola al signor Sindaco per la sua dichiarazione. Grazie. Grazie Presidente. Allora mi associo con chi ha ringraziato i componenti del CDA, dottor Pietro Meneghetti, che stasera ha speso suo tempo per spiegarci i contenuti del piano programma triennale, Chiara Sestana e Enzo Cavagnoli, nonché la direttrice dottoressa Giuliana Motta, che ha sicuramente un ruolo importante di continuità, di presidio e di direzione dell'operato dell'azienda farmacie. L'azienda farmacie si di fatto propone un piano programma che si declina secondo 9 direzioni, è stato presentato. Ripercorro solamente alcuni elementi. Come abbiamo impostato, questo è il terzo piano programma che approviamo, come abbiamo impostato dal primo, abbiamo sollecitato l'azienda nell'andare a individuare dei campi di azione nuovi, che riconfermiamo, quindi non c'è una particolare modifica in questo momento in una direzione. Abbiamo capito dalle date con cui i vari servizi si sono attivati che di fatto il 2018 probabilmente è il primo anno intero in cui alcuni servizi si attivano. In particolare i servizi che vengono confermati sono il voucher farmaci per le famiglie, le campagne promozionali di sconti,
attraverso la Fidelity Card, voucher bebè, voucher per le associazioni sportive dilettantistiche, prenotazione e consegna a domicilio dei farmaci, campagne informative in particolare orientate alle scuole, la sponsorizzazione dei progetti di cui abbiamo avuto modo di parlare, oltre che acquisto e noleggio di beni strumentali, quindi elementi che servono per far funzionare la farmacia al meglio. Il progetto aggiunto, grazie all'intervento del Consiglio, Vimercate Città Cardioprotetta. In modo particolare poi ripercorro l'elemento, anche questo sollecitato fin dall'inizio, su cui un po' di difficoltà contabili stanno allungando i tempi, non abbiamo ancora perso la speranza, a rendere disponibili per investimenti riserve statutarie in eccedenza per circa 500.000 euro. Questo per dire che cosa? L'obiettivo del pareggio di bilancio e l'intenzione di permettere all'azienda farmacia di essere attore diretto nell'investimento è teso a sfruttare al massimo le economie che possono scaturire da questa azienda, dare risposte il più immediato possibile ai cittadini. È comunque un intervento che viene programmato attraverso questa indicazione. Forse in questa indicazione ci sono anche dei dettagli in più di quello che il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare rispetto ad un programma previsionale dove ci si ferma a livello di missioni e programmi. Per cui io credo che questa scelta sia una scelta comunque di tipo strategico che confermo. Chiudo dicendo che anch'io sono impressionato dal risultato dell'iniziativa Fidelity Card, che abbatte il prezzo di alcuni farmaci per i cittadini. Nonostante questo, registriamo una forte soddisfazione dell'utenza, ovviamente, ma anche dei risultati veramente incoraggianti. La provincia nel primo quadrimestre, abbiamo sentito, cala dell'1,4%, le nostre farmacie fra il 7,6 e l'8,2 aumentano il proprio fatturato. L'investimento in servizi è molto importante, si passa dai 211.000 del 2017 ai 413.000 del 2018, di cui 178.000 sono per i servizi di cui vi ho citato prima. Non posso che ringraziare veramente e continuare a confidare che l'azienda possa continuare a produrre questi risultati direttamente per i cittadini. Grazie. Grazie signor Sindaco, procediamo con la votazione del punto numero 5 all'ordine del giorno, approvazione del piano programma e del bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020 dell'azienda speciale Farmacia Comunale Vimercatesi. Dichiaro aperta la votazione. Chi si esprime con voto favorevole? Ci sono 9 voti favorevoli. Chi si esprime con voto contrario? Non ci sono voti contrari. Chi si astiene? Ci sono 5 astenuti. Grazie. Procediamo con il punto numero 6 all'ordine del giorno, modifica regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. Lascio la parola al signor Sindaco per l'illustrazione. Prego, lei la parola nella facoltà. Sì, grazie Presidente. Intanto mi sembra opportuno una precisazione. I regolamenti comunali sono di competenza del Consiglio Comunale, quindi sono argomenti che necessariamente passano dal Consiglio Comunale. In questo caso il regolamento in questione è quello per la celebrazione dei matrimoni civili. Perché stiamo provvedendo ad una modifica? Intanto la legge 76 del 20 maggio del 2016 ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso genere. Anche il nostro comune ha recepito nei fatti questa legge, ma non ha mai adeguato il regolamento. Quindi questa è una prima opportunità che vogliamo cogliere. Quindi questo comporta all'interno del regolamento tutta una serie di modifiche che inseriscono l'unione civile laddove è inserito anche il matrimonio civile. Questa direi che è più una modifica tecnica. Ci sono poi altre due modifiche, una di cui si approfitta proprio perché per la rigidità dei passaggi in Consiglio Comunale delle modifiche dei regolamenti non era mai stata portata, però si modifica l'articolo 3, richiesta della celebrazione, in cui si prevede che la richiesta attualmente deve essere fatta 30 giorni prima della data scelta, almeno 30 giorni prima. L'ufficio ritiene che sia più corretto per una migliore ed efficace organizzazione del lavoro dell'ufficio stesso portare questo termine a 60 giorni. Mentre un'altra modifica, sempre per rendere più flessibile l'adattamento alle richieste dei servizi, è quella che prevede che gli orari di celebrazione dei matrimoni civili attualmente previsti all'interno del regolamento vengano rinviati a una delibera della Giunta Comunale, cosa che già avviene per la definizione dei costi relativamente alla celebrazione dei matrimoni.
Allora, dicevamo, la prima modifica, quella da 30 a 60 giorni, permette una migliore gestione delle procedure amministrative. Formalmente questa modifica potrebbe portare un problema, nel senso che il giorno dell'entrata in vigore del regolamento si passerebbe da una situazione di 30 giorni di anticipo per le richieste a una situazione di 60 giorni. L'ufficio ne è consapevole e sta gestendo con la necessaria flessibilità i casi che si dovessero presentare a seguito di questa modifica, almeno per un periodo sufficiente a consentire ai cittadini di adeguarsi. La seconda modifica consente di portare a livello esecutivo la definizione degli orari per la celebrazione del matrimonio, essendo questo un aspetto prevalentemente di natura organizzativa connessa agli uffici. Con questa modifica si introdurranno, questa è l'intenzione della Giunta, si introdurranno nella delibera di Giunta alcune novità. Oltre a regolamentare gli orari per i giorni lavorativi in modo più aderente all'organizzazione dell'ufficio, si prevederà anche la possibilità di celebrare matrimoni civili o unioni civili nei giorni festivi dei fine settimana, in orario di chiusura degli uffici, con esclusione delle ricorrenze nazionali o locali. La sollecitazione in questo senso deriva da numerosi cittadini utenti che hanno richiesto di poter celebrare durante il fine settimana, il sabato pomeriggio o la domenica. Crescente numero di richieste di matrimoni civili con l'aggiunta della nuova celebrazione per le unioni civili spinge quindi ad aumentare il servizio erogato dal Comune in questo senso. A questo proposito voglio sottolineare anche in modo particolare un altro aspetto. Il Comune di Vimercate risulta particolarmente attrattivo per il valore delle sale e del contesto proprio di Palazzo Trotti per le celebrazioni di matrimoni e unioni civili. Attualmente sono disponibili per i cittadini la sala Cleopatra, la sala Semiramide e una sala all'interno degli uffici di Stato Civile. Le prime due sono all'interno del corpo nobile di Palazzo Trotti al pian terreno e prevedono tariffe di utilizzo differenziate. La sala Semiramide prevede la gratuità se almeno uno dei nubendi, quindi dei cittadini che chiedono di essere uniti, è cittadino residente a Vimercate. In passato abbiamo ricevuto numerose sollecitazioni anche per valutare l'attivazione della celebrazione di matrimoni civili e delle unioni al di fuori non solo dell'orario d'ufficio ma anche delle sale consentite, in particolare per assecondare una richiesta di mercato che desidera celebrare i riti presso strutture private, dove ovviamente la cerimonia poi verrebbe inserita in un contesto di festeggiamenti da parte dei privati. Siamo convinti che in questa fase, oltre alla difficoltà tecnica di dare questo tipo di concessione, si possa rispondere estendendo la possibilità di celebrare matrimoni in termini di giorni, ma senza dover rinunciare alla valorizzazione delle sale comunali. Non abbiamo quindi finora dato seguito a questo tipo di richiesta, che comporterebbe appunto un ulteriore aggravio in termini di regolamento e organizzazione degli uffici. Terremo ovviamente monitorata la situazione che si configurerà con questa novità per valutare se sottoporre ulteriori estensioni del servizio in futuro. Grazie. Grazie signor Sindaco. Dichiaro aperta la fase di dibattimento del punto numero 6 all'ordine del giorno. Invito i consiglieri che desiderano intervenire a iscriversi a parlare. Ci sono interventi? Rinnovo il mio invito, se non ci sono interventi io prego consigliere Cagliani. Sì, grazie Presidente. Velocissimo, io voterò contrario, quindi faccio già anche la dichiarazione di voto. Perché l'aria condizionata va ma non tanto e mi sto sfinendo. Quindi voterò contrario perché non sono d'accordo su quanto in programmazione rispetto al non accreditamento di sedie esterne. Io procederei con l'accreditamento di sedie esterne, anche perché ci sono sedi in questo comune che sono molto più belle di Palazzo Trotti, questo lo dico candidamente. Lo stato in cui è Palazzo Trotti non è eccelso, cioè se io devo pensare di sposarmi non in chiesa, mi viene in mente Villa Gallarati Scotti, Villa Borromeo, la Lodovica, così ma a caso, Villa sotto casa magari quando è finita, così magari diamo anche un senso a ciò che un senso, come direbbe Vasco Rossi, non ce l'ha. Quindi l'ala centrale della villa sotto casa, che magari si potrebbe dare quella sì in appalto a qualcuno che organizza eventi e fa anche matrimoni. Queste sono cose che dovrebbero essere programmate in una visione politica del futuro, non dire che abbiamo due belle sale a Palazzo Trotti, che vuol dire non far nulla.
prendo atto che al sindaco piacciono le due sale di Palazzo Trotti. Io voto contro perché sono belle, ma non mi serve un sindaco per poterlo prendere in considerazione, non mi serve un indirizzo politico di un consiglio comunale. Grazie consigliere Cagliani, ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire, prego consigliere Teolli. Grazie Presidente, la maggioranza apprezza questo adeguamento del regolamento comunale alla disciplina della Costituzione delle Unioni Civili. Preciso che è un'attività istituzionale garantita ai cittadini come previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Stato Civile e dalla Legge 76 del 2016. Nella conferenza dei capigruppo del 18 luglio sono stati illustrati nel dettaglio, come ripetuti stasera, gli adeguamenti e le modifiche. Per quanto riguarda le variazioni, accogliamo favorevolmente in particolare la modifica dell'articolo 4 con cui si delega alla Giunta la definizione dei giorni e degli orari delle celebrazioni. Questa variazione apre alla possibilità di estendere le celebrazioni anche al sabato pomeriggio, abbiamo sentito, e alla domenica, quindi non limitatamente all'orario di apertura degli uffici come previsto dall'attuale regolamento, naturalmente prevedendo l'inserimento di una quota per coprire i costi aggiuntivi del personale. Sappiamo che in questi due anni sono pervenute richieste da parte di diverse coppie in tal senso, purtroppo finora respinte. Personalmente ritengo che dare la possibilità di ampliare il servizio andando incontro alle esigenze dei cittadini sia un gesto apprezzabile. Tanto più aggiungo che l'articolo 107 del Codice Civile prevede che siano le parti, cioè gli sposi, a indicare il giorno di celebrazione. Con la modifica di questo articolo ampliamo la possibilità di poterli accontentare. Faccio notare, come ha detto il sindaco, che in tanti comuni già è prassi consolidata celebrare matrimoni nei fine settimana. Questa modifica, abbiamo sentito, rappresenta una parziale risposta a quegli operatori del settore del nostro territorio che hanno chiesto di poter celebrare i matrimoni presso le loro strutture, cioè al di fuori della casa comunale. La valutazione della maggioranza al momento è stata negativa per gli elementi che ha illustrato il sindaco, ma soprattutto perché la maggioranza, lo ribadisco, preferisce favorire la valorizzazione del patrimonio di sale che offre il nostro comune. Io in questi due anni ho celebrato tantissimi matrimoni e devo dire che sia i cittadini di Vimercate, ma a maggior ragione quelli che vengono dai paesi vicini, si complimentano della bellezza delle nostre sale, l'apprezzano, vengono qua apposta per quello. Riteniamo comunque che estendere le celebrazioni anche al fine settimana costituisca un segno di apertura anche nei confronti degli operatori. Anticipo il voto a favore della maggioranza. Grazie consigliere Teoldi, ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Rinnovo il mio invito, altrimenti procediamo. Se nessun consigliere desidera intervenire, a questo punto procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono consiglieri che desiderano effettuare dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Mascia. Grazie Presidente, sì, anche su questo punto il voto del Partito Democratico sarà un voto di astensione, perché chiaramente siamo d'accordo sull'adeguamento del regolamento alle unioni civili. Non condividiamo invece la modifica che di fatto sottrae, visto che non discutiamo qui della modifica degli orari dei matrimoni, ma della sottrazione di competenze al Consiglio Comunale in favore della Giunta a decidere se modificare, se e come modificare gli orari di celebrazione dei matrimoni, con l'intento già dichiarato sia in conferenza di capigruppo che questa sera dal sindaco, appunto, di modificare gli orari con il conseguente impiego straordinario di personale e il molto probabile aumento delle tariffe. Avremmo preferito chiaramente che le valutazioni sull'opportunità di modificare e di estendere gli orari sull'aumento delle tariffe rimanesse competenza del Consiglio Comunale. Certo, possiamo capire che ci siano esigenze di celerità, forse per dare risposta anche urgente a richieste particolari, però insomma riteniamo che un ulteriore svuotamento delle competenze del Consiglio oggi non sia sicuramente, per quanto ci riguarda, condivisibile. Quindi il voto sarà di astensione. Grazie. Grazie consigliere Mascia, ci sono altri consiglieri? Prego consigliere Frigerio. Grazie Presidente. No, su quest'ultima cosa vorrei ricordare che
nelle linee di indirizzo nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle c'è proprio la dicitura che il Consiglio Comunale doveva essere riportato al centro delle decisioni, del confronto fra cittadini e chi ne rappresenta appunto i cittadini. Anche in questo caso c'è un passaggio che va all'inverso, per cui considerato comunque appunto ben venga l'adeguamento al regolamento sull'unione civile, anche il voto di Mercato Futura e di astensione. Va bene, grazie consigliere Frigerio. Ci sono altri consiglieri che desiderano effettuare dichiarazioni di voto? Va bene, d'accordo. Se nessun capogruppo desidera effettuare dichiarazioni di voto, lascio la parola al signor sindaco per la sua dichiarazione conclusiva. Sì, grazie presidente. Ovviamente il voto sarà favorevole rispetto a questa proposta. Solo una precisazione per quanto riguarda le tariffe: da sempre il regolamento prevede che queste siano demandate alla giunta, quindi su questo elemento non c'è mai stato un'indicazione diversa. Quindi in questo momento quello che viene ricomposto a livello di regolamento serve anche a dare una correttezza formale a uno stato di fatto, perché esigenze degli uffici richiedevano comunque di apportare delle indicazioni rispetto agli orari diverse da quelle del regolamento. Analizzata la cosa anche dal punto di vista tecnico, riteniamo che sia corretto che almeno sugli orari si esprima l'organo che presiede la parte di organizzazione degli uffici. Quindi io non ci trovo nessun tipo di sottrazione particolarmente grave rispetto al Consiglio Comunale. Grazie. Va bene. Dichiaro aperta la votazione del punto numero 6 all'ordine del giorno, modifica al regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. Chi si esprime con voto favorevole? Ci sono 9 voti favorevoli. Chi si esprime con voto contrario? Un voto contrario. Chi si astiene? Ci sono 4 astenuti. Grazie. Procediamo con il punto numero 7 all'ordine del giorno. Modifica al regolamento comunale per i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Lascio la parola all'assessore Bertinelli per relazionare. Prego, assessore, a lei la parola. Sa che c'è rumore. Sente? Sì. Buonasera. Questa modifica di questo regolamento è molto semplice. Il regolamento in questione è il regolamento comunale per i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, che è stato adottato con deliberazione del Consiglio numero 10 del 25 febbraio 2015. Pur mantenendo invariata la struttura del regolamento, si ritiene utile ampliare l'articolo 2 in riferimento all'osservatorio verso rifiuti zero, aprendone la frequentazione a tutta la cittadinanza. Pertanto, laddove l'articolo 2 recita l'osservatorio verso rifiuti zero è composto da un consigliere comunale di maggioranza, un consigliere comunale di minoranza, nominati dalla conferenza del capigruppo, l'assessore all'ecologia, un membro qualificato di CEM Ambiente S.p.A., almeno un membro di un'associazione cittadina attiva nel campo dell'ecologia, su indicazione della giunta comunale, noi proponiamo di aggiungere la seguente dicitura: le sedute dell'osservatorio verso rifiuti zero sono aperte a tutta la cittadinanza. Questo in linea un po' con le altre commissioni che sono aperte al pubblico e con l'intento di coinvolgere il più possibile i cittadini su queste problematiche che sono comunque sempre più presenti e pressanti da parte di tutti noi. Grazie. Grazie assessore Bertinelli. Dichiaro aperta la fase di dibattimento nel punto 7 all'ordine del giorno e invito i consiglieri a iscriversi a parlare qualora lo ritengano opportuno. Prego, consigliera Teoldi, a lei la parola.
Grazie Presidente. Parto da una considerazione. Nelle linee programmatiche della maggioranza approvate da questo Consiglio Comunale, al capitolo ecologia, negli ultimi capoversi dedicati all'Osservatorio Rifiuti Zero, si legge che l'attività dell'Osservatorio Rifiuti Zero deve essere allargata attraverso, aperte virgolette, convocazioni pubbliche e pubblicizzate, chiuse virgolette. La modifica proposta stasera dell'articolo 2 al vigente regolamento, con l'introduzione del capoverso, aperte virgolette, le sedute dell'Osservatorio verso Rifiuti Zero sono aperte a tutta la cittadinanza, chiuse virgolette, va esattamente in questa direzione. L'assessore nella conferenza dei capigruppo e anche stasera ha spiegato ai commissari e stasera ai consiglieri e al pubblico che la convocazione pubblica è anche la modalità prevista nei regolamenti vigenti degli osservatori dei comuni aderenti alla strategia Rifiuti Zero, qual è il nostro. Dando la possibilità all'osservatorio di riunirsi in forma pubblica, come a Vimercate viene già per tutte le altre commissioni, si consolida lo spirito per cui è stato concepito l'Osservatorio Rifiuti Zero. Favorire la partecipazione a tutti i livelli nelle problematiche di carattere ambientale, a partire dai cittadini, commercianti, associazioni, amministratori condominiali che sono direttamente coinvolti. Ne approfitto per ricordare che nel percorso verso Rifiuti Zero che questo Comune ha scelto di perseguire dal 2012 è strategico che tutte le parti in causa siano informate. Il primo dei 10 passi verso Rifiuti Zero richiede espressamente il coinvolgimento della comunità, perché la comunità è la protagonista principale chiamata a collaborare nel percorso di sostenibilità ambientale. Ricordo infine che il regolamento per quanto riguarda la composizione dell'osservatorio era già stato modificato dal Consiglio Comunale il 25 febbraio del 2015, con l'introduzione dell'avverbio almeno nella composizione, non più solo un membro di un'associazione cittadina, ma almeno un membro di un'associazione cittadina attiva nel campo dell'ecologia, su indicazione della giunta comunale. Segno di apertura verso una più nutrita rappresentatività all'interno del gruppo di lavoro dell'osservatorio. L'allora consigliere Sartini votò a favore perché la modifica era coerente con il percorso verso Rifiuti Zero, come lo è la modifica presentata questa sera. Grazie consigliere Teoldi, ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Rinnovo il mio invito, altrimenti procediamo. Prego consigliere Inno. Adesso sì, ok. Anch'io volevo fare un commento breve e concreto a questa semplice modifica che speriamo incoraggi anche in questo ambito la partecipazione dei cittadini. In altri due passaggi è già presente la possibilità di coinvolgere i cittadini, esattamente alla fine dell'articolo 2, principi generali. E proprio alla fine di questo articolo, infatti, il regolamento recita così: il Comune promuoverà con il CEM Ambiente S.p.A., se del caso di concerto con l'eventuale concessionaria dei servizi e o altri enti o associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio, la sperimentazione di tutte le forme organizzative di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e o energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento dei cittadini utenti. Nell'attività di gestione il Comune si può avvalere della collaborazione di associazioni di volontariato e della partecipazione di cittadini e di loro associazioni. Quindi questi due passaggi riconoscevano già utile e importante la partecipazione dei cittadini in un settore sempre in evoluzione e sempre alla ricerca di soluzioni legate all'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. I criteri di gestione dei rifiuti contenuti nel nostro regolamento sono in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, evitando laddove possibile lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di materiali riciclabili. A questo scopo è stato istituito l'Osservatorio Rifiuti Zero, che ha il compito di monitorare il percorso verso Rifiuti Zero, indicando criticità e soluzioni. In quest'ottica, l'apertura dell'Osservatorio alla cittadinanza dà la possibilità di ampliare le occasioni propositive, informative e aiutare eventualmente a superare i piccoli disagi legati ad iniziative necessarie che possono modificare abitudini quotidiane consolidate. Quindi anch'io spero che con queste modifiche
ci potrà essere più partecipazione da parte dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere Inno, si era iscritto a parlare il consigliere Cagliani, prego. Grazie Presidente. Guardate, io quando, ormai è da qualche anno che partecipo ai lavori del Consiglio Comunale e partecipo alla vita politica cittadina, e non c'è nulla di più noioso, oltre alle farmacie, del concetto di partecipazione, perché è la vacuità totale del pensiero. La politica deve guidare, non deve cercare il continuo coinvolgimento dei cittadini, perché altrimenti ci autoeliminiamo. So che questo è il disegno di 5 Stelle, cioè eliminare il Parlamento, eliminare il Consiglio Comunale per una partecipazione diretta dei cittadini, ma allora dimettetevi, così date un contributo notevole al vostro stesso disegno, almeno eliminando metà del Consiglio Comunale. La politica deve guidare, questa è una battuta ovviamente, la politica deve guidare, deve assumersi delle responsabilità, deve dare degli indirizzi, appoggiandosi a tecnici che conoscono i temi. Per esempio, io farei una commissione tecnica, come del resto c'è, in cui partecipano coloro che gestiscono, col CEM come c'è, magari con i volontari che gestiscono la discarica di come si chiama, ragazzi? L'isola ecologica. Cioè persone che conoscono il tema, cioè aprire ai cittadini non vuol dire assolutamente niente, vuol dire essere ignoranti politicamente, istituzionalmente. Perché certo, perché guardate, quando si dice io ho coinvolto i cittadini perché ci sono 30 persone in sala, vuol dire prendere in giro i cittadini e strumentalizzarli, perché il cittadino non sta aspettando di venire giovedì sera alle 21 in biblioteca a parlare di rifiuti zero, perché non ne ha voglia, grazie a Dio, perché spero per lui abbia meglio da fare, perché delega altri per fare queste cose, se no non esisterebbe la democrazia rappresentativa con la delega a un rappresentante in consiglio comunale piuttosto che in commissione tecnica, non esisterebbe un comune perché ci sarebbero cittadini che si autogestiscono, trovandosi tutti e 25.000 in biblioteca a parlare di Vimercate. Ecco, quindi quando si parla di partecipazione si prende in giro i cittadini strumentalizzandoli. Questo è populismo, questa è la definizione di populismo. Ok? Quindi io preferirei avere, come c'è, una commissione tecnica, che poi diviene politica per ciò che riporta all'amministrazione, che fa filtro con le competenze del caso rispetto a ciò che è all'attenzione dell'amministrazione. Tutto il resto è fuffa. Questo è il mio pensiero prettamente politico sulla partecipazione, per come è declinata in questa città, non da 2 anni, qualche anno in più, però in particolare in questi 2 anni. Voto contro. Grazie. Grazie consigliere Cagliani, ci sono consigliere Frigerio. Grazie Presidente. Sì, io rispetto a quello che ho sentito spero che questa modifica incoraggi più che la partecipazione dei cittadini, che non sarà attiva, ripeto, perché sennò perderebbe di senso anche l'osservatorio e perderebbe di efficacia, ma spero che venga incoraggiato la convocazione dell'osservatorio Rifiuti Zero, di quale faccio parte e che ormai mesi, se non sbaglio, è l'ultima, è del novembre 2017, fra l'altro con dei dati sulla raccolta differenziata che non sono così buoni, nel senso che leggendo poi leggendo comunque il Vimercate oggi al 31/12/2017 si legge un 76%, che poi è quello del 2016, sul cittadino del 15 luglio si legge un 75%, quindi direi che il problema è che quello forse dovrebbe fare anche l'osservatorio, cioè monitorare questi andamenti e trovare delle soluzioni a delle criticità. Non si sta facendo poi più di tanto rispetto appunto a una semplice modifica di apertura, per carità, ben vengano le convocazioni pubbliche, ripeto, non che sia aperta al pubblico, quello si vuole la partecipazione che venga fatta in un altro momento, ma appunto quello che auspico è che vengano ripresi
a breve i lavori dell'osservatorio e che si concentri su di questo. Grazie. Grazie consigliere Frigero, ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Allora, se nessuno più desidera intervenire, a questo punto lascio la parola all'assessore Bertinelli, se vuole fare delle aggiunte, insomma, se ritiene opportuno, altrimenti procediamo con la fase di, come preferisce, altrimenti procediamo con la fase di controreplica. Ci sono consiglieri che desiderano intervenire, ricordo che tutti coloro i quali sono intervenuti al primo giro in controreplica possono intervenire nuovamente. Si è iscritta al... Prego, consigliere Teoldi. Grazie Presidente. Due precisazioni su sollecitazione del consigliere Frigerio. Si è aspettato proprio la modifica del regolamento così per partire con la nuova convocazione dell'osservatorio. I dati sono arrivati, mi ricordo che quando ci siamo incontrati l'ultima volta invece CEM aveva sottolineato che era contento dell'aumento del conferimento delle frazioni, cioè non va mai valutato il dato solamente in base alla percentuale, ma bisogna sempre calcolare anche, come si fa adesso, la produzione di chili di secco abitante anno e anche tutte le varie frazioni risultati. La seconda precisazione, qui non stiamo parlando di una richiesta della maggioranza. Quando il Comune di Vimercate nel 2012 ha deciso di aderire come comune rifiuti zero, e con orgoglio io lo dico perché è stato il primo comune rifiuti zero della Lombardia, e rifiuti zero questo lo ricorda sempre in tutti i convegni, si è impegnato a seguire un percorso. Le due condizioni base per entrare nei comuni rifiuti zero, forse si è dimenticato, è primo dichiarare che di ridurre la quantità di rifiuto secco per diminuire e azzerare addirittura la quota di quello che viene incenerito. Secondo è l'istituzione dell'osservatorio. L'osservatorio è stato istituito in seguito all'adesione del Comune di Vimercate alla strategia rifiuti zero. I regolamenti di tutti gli osservatori rifiuti zero prevedono la partecipazione, perché la strategia rifiuti zero si basa sul coinvolgimento della comunità, e il movimento rifiuti zero non è un movimento assolutamente politico, è trasversale, e nei passi rifiuti zero dal grande Rossano Ercolini, che abbiamo avuto anche l'onore di ospitare a Vimercate, è stato spiegato ampiamente che se non si parte dal coinvolgimento della comunità non si ottengono risultati. Questa è la mia risposta. Grazie consigliere Teoldi. Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Per favore, dai, vi invito a mantenere comunque un comportamento corretto nel rispetto delle opinioni di tutti. Dai. Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Se nessun consigliere desidera intervenire, a questo punto procediamo con le dichiarazioni di voto. Rinnovo per l'ultima volta il mio invito. Va bene, procediamo a questo punto con le dichiarazioni di voto. Ci sono capigruppo che desiderano effettuare dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Mascia. Grazie Presidente. Noi ovviamente non possiamo che essere favorevoli all'ampliamento della partecipazione, alla partecipazione quindi dei cittadini, però diciamo che io credo che questa modifica sia in realtà uno specchietto per l'allodole, il solito slogan pro partecipazione che nasconde e svia l'attenzione dal fatto che per la prima volta questa città ha problemi di rifiuti che vengono segnalati quotidianamente dai cittadini, e che questa città è ferma al 76% di raccolta differenziata da 2 anni, quindi la percentuale lasciata dalla precedente amministrazione. Questi credo che siano i veri problemi che l'amministrazione di oggi deve affrontare, e non se i cittadini possono o meno prendere parte all'osservatorio. Credo che sia un po' pochino per i paladini dei rifiuti zero, quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie. Va bene, grazie consigliere Mascia. Ci sono altri capigruppo che desiderano effettuare dichiarazioni di voto? Se nessun capogruppo
desidera effettuare un intervento. Quindi rinnovo per l'ultima volta il mio invito. Se nessun capogruppo desidera intervenire, a questo punto lascio la parola al signor sindaco per l'intervento conclusivo. Lei la parola. Sì, grazie Presidente. Allora, io accolgo favorevolmente tutte le sollecitazioni che sono state date a fare di più. Sicuramente questo piccolo elemento è un elemento piccolo, forse qualcuno lo giudica non significativo, qualcuno invece carico di significati che arrivano fino a paventare l'annullamento del Parlamento italiano. Credo che non sia probabilmente nessuna delle due cose. Credo che sia un passaggio in questo momento opportuno, accolgo favorevolmente e rilancio a me stesso, alla mia giunta e ai componenti dell'osservatorio un'azione ancora più incisiva, volendo anche più critica. Le segnalazioni molteplici che arrivano sulla situazione dei rifiuti sono sicuramente importanti, la situazione non è molto diversa nei comuni vicini, quindi tutti i comuni stanno lamentando un certo tipo di problema. Su Vimercate rileviamo anche che ci sono delle situazioni che mostrano una certa rigidità. Su questo so che l'assessore è impegnato in prima persona, non sono di facilissima risoluzione, ma stiamo portando avanti una serie di misure che speriamo nei prossimi mesi riescano a dare il loro risultato. Apprezzo con favore che comunque tutti stiano cercando di puntare ad un aumento della quota differenziata, o meglio, secondo i nuovi indicatori, una riduzione del peso secco pro capite anno che viene girato agli inceneritori. Il mio voto sarà favorevole. Grazie signor sindaco, a questo punto dichiaro aperta la votazione del punto 7 all'ordine del giorno, modifica regolamento comunale per i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Chi si esprime con voto favorevole? Ci sono 9 voti favorevoli, grazie. Chi si esprime con voto contrario? Ci sono 5 voti contrari, vedo bene colleghi, 5 voti contrari. Perfetto, grazie. A questo punto procediamo con interpellanze, interrogazioni e risposte. Allora, io ho un'interpellanza relativa a piscina comunale palestra delle scuole da Vinci, presentata dai consiglieri Frigerio, Vimercate Futura, Mascia, gruppo PD, Caiani, Noi per Vimercate, consigliere Biella, Forza Italia, protocollo 26806 del 29.06.2018. Colleghi, la diamo per letta, se non sbaglio l'avete letta al termine della seduta, mi sbaglio? Ah. Sì, l'avevo letta, vista la presenza del pubblico credo la possibilità interessato, credo la possibilità di leggere almeno la parte relativa alla piscina comunale. Sì, velocemente chiedevamo il 28 giugno 2018, considerato per quanto riguarda la piscina comunale che durante l'assemblea delle associazioni sportive di Vimercate tenutasi presso Palazzo Trotti il 17 aprile 2018, l'assessore Calloni, nonostante la centrale unica di committenza della provincia di Monza e Brianza non avesse ancora proceduto al perfezionamento del bando di gestione della piscina comunale, rassicurava le associazioni sportive interessate presumendo la chiusura della gara entro la fine del mese di agosto, quindi per l'inizio della nuova stagione. Che il sindaco Sartini, da quanto si legge su MB News, articolo del 19 giugno 2018, dichiara al contrario, in sintesi, al contrario di quanto sopra, che ci sono stati dei ritardi nell'emissione della gara ed è probabile che non ci sarà un'immediata apertura a settembre, dal momento che ancora non sappiamo chi sarà il soggetto che si occuperà dell'impianto. Potrebbero esserci dei giorni di stop per permettere un eventuale passaggio di consegne. Credo nei prossimi giorni di poter avere informazioni più rassicuranti. Che l'impianto natatorio di Via degli Atleti rappresenta un importante centro aggregativo nella nostra città, sia per i cittadini, e quale offre numerose proposte di corsi e attività acquatiche per ogni età, dai bambini agli adulti, con circa 2.000 utenti anno senza considerare gli ingressi al nuoto libero, sia per le associazioni sportive vimercatesi che presso detto impianto svolgono la loro attività, oltre a garantire occupazione lavorativa. Si chiede, sempre relativamente soltanto alla piscina comunale, quali siano le cause del ritardo nella pubblicazione del bando, quali siano le reali prospettive per la struttura nel breve e medio periodo a partire dal settembre 2018 e le azioni intraprese dall'amministrazione comunale al fine di garantire l'affidamento dal settembre 2018 e di conseguenza la continuità del servizio e delle attività sportive oltre il 31
il 31 agosto a tutela sia dell'utenza sia dei lavoratori attualmente impiegati presso l'impianto natatorio. Se sia previsto o sia già stato attuato in caso di riscontro negativo un piano alternativo per i cittadini e le associazioni mercatesi che eventualmente non potranno usufruire in continuità dell'impianto stesso. Esempio, agevolazione presso altri centri. Volevo poi ricordare che oltre alla parte sulla palestra delle scuole Leonardo da Vinci avevo direttamente aggiunto la parte sui problemi di energia elettrica, di sistema elettrico del campo di via Lodovica, per cui ho mandato poi una nota scritta, perché credevo di riprendere dal verbale che però non è ancora arrivato, ho mandato una nota scritta ieri giusto per memo. Grazie. Grazie consigliere Frigerio, insomma prego, lascio la parola all'assessore Calloni per istruire la risposta. Grazie, buonasera. Relativamente al quesito sulla piscina comunale, a cui poi seguirà quello sulla scuola Leonardo da Vinci e per ultimo l'integrazione che è stata inviata ieri. Le cause del ritardo nella pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della gestione in concessione del centro natatorio di Vimercate sono da ricercare nella complessità della redazione dei documenti di gara, da comporre tramite il ricorso alla centrale unica di committenza della provincia di Monza e Brianza con il supporto dell'ufficio del comune di Vimercate. Ancora alla data del martedì 26 giugno 2018 è intercorsa una comunicazione interlocutoria da parte della centrale unica di committenza verso il comune di Vimercate per la risoluzione di alcuni dettagli da definire e altri da confermare e modificare relativamente a degli elaborati. L'allegato A che riguardava la domanda di partecipazione, l'allegato B che era la dichiarazione di offerta economica, il modello A1, il modello sul sopralluogo e il disciplinare di gara della centrale unica di committenza. Come noto, successivamente alla presentazione dell'interpellanza in oggetto, in data 3 luglio 2018 con protocollo 27289, è stato acquisito il parere contrario al rilascio del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano in merito all'attività 65 categoria C, numero 74 categoria C dell'allegato 1 al DPR numero 151 del 1 agosto 2011, sito nel comune di Vimercate, via degli Atleti senza numero civico, ovvero il complesso natatorio con annessa centrale termica a gas metano. A seguito di tale nota, il sindaco del comune di Vimercate ha emesso in data 4 luglio 2018 diffida ad interrompere le attività di cui alla segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio, protocollata ai Vigili del Fuoco col numero 37351 del 10 agosto 2017 per il complesso natatorio. A tale nota il gestore ha dato riscontro in data 5 luglio 2018, provvedendo a indicare i tempi tecnici di messa a riposo e le accortezze per limitare i disagi per le famiglie e gli utenti dell'impianto. In particolare, fin dal 4 luglio 2018, la società InSport ha diramato un comunicato stampa con le seguenti indicazioni. InSport SRL SSD ha predisposto un piano di organizzativo per venire incontro alle esigenze di iscritti e utenza libera, cercando di limitare al massimo i possibili disagi. Nello specifico, le famiglie di tutti gli iscritti al campo multisportivo saranno contattate telefonicamente per proporre lo spostamento alle medesime condizioni presso le strutture di Arcore in via San Martino e Concorrezzo in via Pio X, oppure per concordare il rimborso della quota già versata. Gli abbonati al nuoto libero e tutti gli utenti con altre tipologie di iscrizioni attive potranno conservare e proseguire le proprie attività alle medesime condizioni, previo accordo, presso le strutture di Arcore, sempre in via San Martino e Concorrezzo in via Pio X, oppure concordare il rimborso della quota già versata scrivendo all'email Vimercate e Teamsport fornendo i propri dati. Per quanto riguarda il terzo punto, non sono state al momento intraprese ulteriori azioni oltre a quanto citato. In relazione invece ai quesiti posti sulla palestra da Vinci, relativamente ai tempi di procedura di affidamento, era stata fatta una domanda rispetto allo slittamento dei tempi della procedura. Relativamente ai tempi della procedura di affidamento lavori per la riqualificazione della palestra da Vinci, c'è da notare che il progetto, per la sua consistenza economica, richiede la gestione dell'appalto attraverso la centrale unica di committenza, la solita CUC, che per il comune di Vimercate è la centrale unica di committenza della provincia di Monza e Brianza. Per tale motivo, il progetto approvato con delibera di giunta comunale 85 del 2 maggio 2018 è stato successivamente inviato con determina 384 del 14 maggio, una determinazione a contrattare, alla centrale unica di committenza, perché fossero elaborati
gli atti di gara. La centrale unica ha quindi elaborato e trasmesso gli atti di gara che sono stati approvati formalmente dal Comune con determine 511 del 18 giugno scorso. Questa fase si è resa necessaria per la redazione e pubblicazione dei documenti di gara bandita con le seguenti date: scadenza delle offerte 6 luglio, seduta di gara 9 luglio. All'analisi delle offerte pervenute, la migliore offerta formulata è risultata, secondo il nuovo codice degli appalti, anomala. E per tale motivo la centrale unica di committenza, in data 9 luglio, ha richiesto alla ditta concorrente la produzione di documenti giustificativi di tale anomalia, assegnando il termine definito per legge di 15 giorni. La ditta concorrente ha consegnato in data 20 luglio 2018 la documentazione richiesta, che è portata all'analisi del responsabile unico del procedimento, Gianluigi Conti, il quale ha predisposto il relativo verbale di verifica, che è stato trasmesso alla centrale unica di committenza oggi. In seguito a tale verbale si potrà procedere finalmente all'aggiudicazione definitiva, con conseguente predisposizione da parte della centrale unica del verbale di gara da trasmettere al Comune, il quale dovrà, a sua volta con una determina, aggiudicare definitivamente la gara e procedere alle verifiche di legge prima della stipula del contratto. Le date che indica l'interpellante, poste a riferimento per la valutazione dello scostamento rispetto alle date effettivamente osservate nello svolgersi della procedura di affidamento lavori, erano state indicate da parte dell'ufficio tecnico in via preliminare a gennaio del 2018, in base ad un'ottimale pianificazione dei lavori comunicata sia ai dirigenti scolastici che alle associazioni sportive, e tesa ad individuare il periodo di minor disagio e soggetta a possibili variazioni a causa dei vari passaggi necessari tra i diversi enti coinvolti. In merito al contenimento dei disagi per l'utenza della palestra, si stanno verificando due possibili soluzioni che non sono tra loro esclusive, ovvero riparametrare il cronoprogramma di cantiere prevedendo l'esecuzione prioritaria delle lavorazioni interferenti con l'uso scolastico fino al loro completamento, presumibilmente a metà ottobre 2018, quindi proseguire con le lavorazioni non interferenti, tipo il rivestimento del capotto esterno. Sull'elaborazione di tale ipotesi si stanno coinvolgendo sia il dirigente scolastico che le associazioni sportive che abitualmente utilizzano la palestra. La seconda ipotesi è prevedere lo spostamento delle associazioni sportive che abitualmente utilizzano la palestra presso il centro sportivo dell'Omnicomprensivo di Via Adda, di proprietà della provincia di Monza e Brianza. L'interpellante, con nota pervenuta via posta elettronica certificata nel pomeriggio del 24 luglio, integra la propria interpellanza con una richiesta di informazioni circa la destinazione della variazione di bilancio approvata nel Consiglio Comunale del 28 giugno scorso rispetto alla necessità di ripristino di impianto elettrico e sistema di illuminazione a seguito di furti e atti vandalici presso il centro sportivo di via Ludovica a Oreno. Si informa che la variazione in oggetto, in cui vengono approvate maggiori uscite per 50.000 euro sul capitolo 06012-02-19-115, campi calcio e interventi straordinari, riguarda in quota parte, ovvero circa la metà, 25.000 euro, interventi già programmati per la sistemazione dell'impianto ad acqua calda sanitaria, della canna fumaria e della pensilina, degli spogliatoi del centro sportivo di via Ludovica. Per il ripristino dell'impianto elettrico e del sistema di illuminazione, a seguito dei danni citati, le risorse dovranno essere innanzitutto quantificate e in seguito reperite. Con questo saluto. Vediamo se riusciamo. Grazie Assessore Calloni. A questo punto restituisco la parola al proponente, il consigliere Frigerio, che ha insomma 3 minuti per esprimere la sua soddisfazione o insoddisfazione. Prego. Beh, non sono assolutamente soddisfatto rispetto soprattutto alla risposta sulla piscina, per cui non si capisce perché si è arrivati all'ultimo, anche a fronte di una relazione tecnica dello studio Tecnoprogetti e 28 Architettura, che risale al mese di dicembre 2016 e che aveva quantificato i lavori per la sistemazione e la messa a norma di tutto l'impianto in 1.254.000 euro. A seguito di quella relazione c'è un incontro tenutosi tra il sindaco, l'assessore Calloni, il segretario comunale, i dirigenti tecnici, in quale l'amministrazione comunale manifestava la volontà di non procedere ad ulteriori forme di affidamento provvisorio e di attivarsi per formalizzare quanto necessario ai fini di un'eventuale chiusura dell'impianto natatorio, provvedendo a determinare modi e tempi di una successiva riconsegna dell'immobile in questione al Comune di Mercate. Questo era il 26 gennaio 2017.
Poi è successo tutto il contrario di tutto, la piscina non è stata chiusa, sono state fatte due proroghe temporanee che non avevano, portavano con sé alcuna visione strategica e che hanno portato poi al ritardo e a quanto è successo, fra l'altro da un giorno all'altro, che è la cosa poi più brutta, soprattutto che ha messo in crisi lavoratori, ha messo in crisi le famiglie che già si erano iscritte al centro estivo e per il quale appunto pensiamo si potesse evitare. Ricordiamo che sull'area del centro sportivo sono stati distolti 1 milione di euro di euro che dovevano essere destinati al palazzetto dagli oneri dell'Esselunga e che probabilmente potevano andare ad aiutare a coprire parte di questo importo qua, si parla di 2 anni fa, e andare avanti quindi con un po' più di calma e nell'attività ordinaria di chi vive un servizio così importante e sentito. Ricordiamo peraltro, rispetto al parere contrario del CPI, che non abbiamo assolutamente capito anche in questi anni un po' la questione, nel senso che il cittadino del 5 agosto riportava che si era riportava le parole del sindaco che diceva che si era privilegiata la sicurezza e di fatto la piscina non ha mai interrotto la propria attività. E se si voleva procedere con serietà e nel rispetto delle norme si doveva fare quello che si era fatto. Ora la piscina ha finalmente le carte in regola anche dal punto di vista delle certificazioni, cosa che non era mai avvenuta negli ultimi 20 anni. Adesso possiamo serenamente lavorare al futuro su due fronti. Uno era un bando di semplice gestione quinquennale, si parlava in quell'ambito lì, l'altro era un bando di riqualificazione più ampio dell'intero centro. E di tutto questo ovviamente poi sappiamo come è andato a finire. Finisco un attimo, credo di avere pochi minuti, col comunicato stampa di InSport che non risponde, mi sembra un po' abbastanza tirata come risposta, soprattutto rispetto a... anche perché poi appunto sull'ultimo punto non c'è stata nessun riscontro da parte dell'amministrazione, nessun piano alternativo per i cittadini e associazioni vimercatesi che da un giorno all'altro difficilmente si possono organizzare. Quindi sappiamo che ci sono state delle difficoltà oggettive di molti genitori, oltre che delle associazioni, non parliamo di chi lavora e ha perso il lavoro da un giorno all'altro. Per cui vabbè, la risposta è assolutamente non ci soddisfa e ne parleremo poi con l'ordine del giorno che adesso andiamo a presentare, in cui probabilmente ci sarà anche più tempo per dire quello che mi sono dimenticato di dire. Sulle altre due risposte mi riservo di leggere più attentamente la risposta sulla palestra da Vinci e su invece i campi di Via Dodovica, credo che sia importante appunto trovare i fondi. Grazie. Grazie, vi chiedo però la gentilezza comunque di essere un pochino più contenuti nei tempi, erano 3 minuti, l'ho lasciata proseguire, però insomma vi invito a essere tutti un pochino più corretti nel rispetto dei tempi, così non limitiamo la possibilità di intervenire. Assessore Calloni, lei ha diritto a una controreplica, lo stesso discorso vale anche per lei, la pregherei di non essere eccessivamente prolissa come il collega. No, sarò sintetica. In realtà parte dei rilievi che sono stati posti ora non erano presenti nell'interpellanza, fanno parte di una ricostruzione della cronistoria di ciò che è avvenuto che è stata data in sede di commissione, per cui non potevano essere replicati in questa sede, ma in ogni caso disposti a darne successiva elucidazione quando verranno richiesti. Allora, grazie Assessore Calloni. A questo punto consigliere Mascia, lo presenta lei la proposta, vuole presentare la proposta di ordine del giorno? Prego, le lascio la possibilità di presentare la proposta di ordine del giorno. Le dà lettura. Sì, grazie Presidente. Presentiamo questa sera congiuntamente come forze di opposizione questa proposta di ordine del giorno che abbiamo chiesto
che fosse discussa questa sera stessa. È vero che l'abbiamo inviata tardivamente, lo voglio dire, poco prima del Consiglio Comunale, perché è stato il frutto di un accesso agli atti e quindi di una valutazione delle carte che non sono poche, riguardo appunto la richiesta di apertura dell'impianto natatorio. E ritenevamo tuttavia che fosse urgente e impellente parlarne questa sera. La maggioranza ha ritenuto invece opportuno rinviare, probabilmente fisseremo un consiglio comunale ad hoc, non so, lo anticipo anche, non so se sarà il primo agosto, per parlare, per discutere di questo ordine del giorno di cui comunque do lettura ora. Premesso che l'impianto natatorio è dotato, come sottolineato dal verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 1 febbraio 2017, del certificato di agibilità che garantisce la conformità strutturale e impiantistica del manufatto. Che detto certificato di agibilità risulta ad oggi ancora valido, non essendo intervenuto provvedimento di revoca alcuno da parte dell'amministrazione comunale. Che in adempimento alla delibera di giunta comunale numero 128 del 17 maggio 2016 è stata prodotta nel mese di dicembre 2016 relazione tecnica dello studio Tecnoprogetti e dello studio 28 Architettura, che ha individuato e quantificato in 1.254.000 euro i lavori necessari per l'adeguamento dell'impianto natatorio alle norme attualmente vigenti. Che nel frattempo, nel giugno 2016, si è insediata la nuova amministrazione comunale, che non ha mai dato corso alla realizzazione dei predetti interventi. Che nel corso della riunione tenutasi il 26 gennaio 2017 tra il sindaco, l'assessore Calloni, il segretario comunale e i dirigenti tecnici competenti, l'amministrazione comunale manifestava la volontà di non procedere ad ulteriori forme di affidamento provvisorio e, leggo il virgolettato, di attivarsi per formalizzare quanto necessario ai fini di un'eventuale chiusura dell'impianto natatorio, provvedendo a determinare modi e tempi di una successiva riconsegna dell'immobile in questione al comune di Vimercate. Si vede il verbale del 26 gennaio 2017. Che successivamente il sindaco, dando corso alle decisioni della richiamata riunione, convocava la Commissione Comunale di Vigilanza, la quale, con parere dell'1 febbraio 2017, rilevava la presenza dell'agibilità rilasciata in data 16 luglio 1998, sottolineando la necessità per l'amministrazione comunale di attivarsi per verificare la completezza degli atti autorizzativi di prevenzione incendi ed eventualmente portare a termine gli iter procedurali necessari. Che in conseguenza del parere di cui sopra l'amministrazione comunale decideva di procedere a un bando per la sola gestione dell'impianto fino al 31 agosto 2017, che prevedesse come oggetto dell'offerta da valutare la presentazione a carico del gestore della scia antincendio e delle attività complementari, rinviando ogni decisione in merito alla riqualificazione complessiva dell'impianto. Che a seguito del bando l'appalto per la gestione dell'impianto veniva conferito alla società Insport fino al 31 agosto 2017, successivamente prorogato al 31/12/2017 e quindi al 31 agosto 2018, nelle more dell'espletamento della gara di affidamento della gestione. Che a seguito della presentazione della scia da parte del gestore Insport, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 2 maggio 2018 assegnava termine di 45 giorni per la realizzazione di taluni interventi e per la consegna di documentazione ai fini del conseguimento del parere favorevole al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Considerato che con lettera del 28 maggio 2018 l'amministrazione comunale chiedeva a Insport di realizzare gli interventi e di fornire i documenti prescritti dal Comando dei Vigili del Fuoco e ritenuti di competenza del gestore, manifestando la disponibilità dell'amministrazione comunale, anche quel virgolettato, ad adottare tutte le azioni necessarie al perfezionamento della scia depositata valutate di competenza dell'amministrazione comunale, nonché a scomputare dal canone di locazione gli oneri degli interventi di competenza dell'amministrazione comunale ed eventualmente realizzati dal gestore. Con lettera del 12 giugno 2018, Insport comunicava all'amministrazione comunale di aver realizzato gli interventi ritenuti di competenza del gestore e manifestava la propria disponibilità ad effettuare anche gli interventi di competenza dell'amministrazione comunale con scomputo dei relativi oneri dal canone di locazione, chiedendo a tal fine conferma all'amministrazione comunale della volontà di procedere in questo senso e chiedendo un incontro da fissarsi con sollecitudine al fine di poter adottare ogni iniziativa nei termini assegnati dal Comando dei Vigili del Fuoco. Con lettera del 15 giugno 2018 l'amministrazione comunale rispondeva ad Insport, eccependo la esclusiva competenza del gestore ad eseguire i lavori richiesti dal Comando dei Vigili del Fuoco e intimando di ottemperare a quanto disposto pena l'interruzione dell'attività. Dalla predetta corrispondenza è dunque desumibile che l'amministrazione comunale, benché consapevole della situazione e della tempistica, ma soprattutto della propria competenza a realizzare una parte degli interventi prescritti dai Vigili del Fuoco, si sia limitata in prossimità della scadenza del termine assegnato a diffidare il gestore ad ottemperare, anziché farsi carico e o comunque supportare il gestore che si era peraltro reso già disponibile ad intervenire per conto dell'amministrazione con scomputo dei relativi oneri.
che il comportamento non collaborativo dell'amministrazione comunale ha determinato l'adozione da parte del comando dei vigili del fuoco del provvedimento di decadenza dalla scia ai fini antincendio, a seguito del quale il sindaco ha formalmente diffidato in sport intimandole il divieto di utilizzare l'impianto natatorio e di proseguire l'attività. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Vimercate impegna il sindaco e l'amministrazione comunale ad attivarsi immediatamente affinché siano avviate tutte le procedure necessarie a riprendere la pratica di prevenzione incendi aperta presso il Comando Provinciale di Milano dei Vigili del Fuoco, essendo il Comune di Vimercate proprietario e titolare dell'attività. A mettere in atto tutto quanto necessario per conseguire il certificato di prevenzione incendi e procedere alla riapertura del centro natatorio nel minor tempo possibile e in ogni caso predisporre rapidamente un nuovo bando di riqualificazione e gestione dell'impianto natatorio che consenta alla città di Vimercate di disporre nuovamente di un impianto natatorio funzionante con garanzia di continuità del servizio per i prossimi anni. Va bene, grazie, ringrazio la, per cortesia, ringrazio la consigliera Mascia, insomma anche per l'introduzione. Tecnicamente il presente ordine del giorno è pervenuto all'ufficio di presidenza poco prima dell'inizio del Consiglio Comunale, quindi per un tecnicismo del regolamento era impossibile scriverlo alla seduta consiliare odierna. Ho tuttavia raccolto la disponibilità di tutti i capigruppo, i quali si sono impegnati a ritrovarsi in una nuova seduta consiliare che probabilmente sarà convocata per mercoledì 1 agosto per discutere del presente ordine del giorno. Quindi io ringrazio tutti voi per la disponibilità, ne prendo atto e mi impegno per quanto mi concerne a svolgere tutte le pratiche per la regolare convocazione. Detto questo, ci sono altre... Prego, consigliere Mascia. Grazie Presidente, un'interrogazione sulla revoca della convenzione con l'associazione di volontariato locale per interventi a sostegno della raccolta differenziata. Do lettura. Premesso che con delibera di giunta numero 303 del 2017 l'amministrazione comunale ha deliberato di stipulare con le associazioni di volontariato locale Unitalsi, in missione Amici del Sidamo, gruppo Amici dell'Ebrosario di Imperatrice e Oratorio di Velasca, la convenzione già in atto da anni per interventi a sostegno della raccolta differenziata per tutto l'anno 2018. Che detta convenzione assegna alle associazioni il compito di gestire la piattaforma ecologica del Comune di Vimercate nel rispetto delle disposizioni a riguardo fornite da CEM Ambiente. Che da molti anni le citate associazioni svolgono il compito con impegno e dedizione. Che la convenzione prevede l'attribuzione ai volontari di un contributo annuale forfettario di 47.500 euro in conto esercizio e comprensivo degli oneri per la stipula delle polizze assicurative. Che con lettera del 19 giugno 2018 il sindaco di Vimercate ha comunicato alle associazioni incaricate di aver ricevuto da CEM la comunicazione relativa all'impossibilità di una gestione dell'isola ecologica da parte di personale volontario, a causa della recente legge sul terzo settore che vieta qualsiasi forma di remunerazione di questa attività a meno che non sia legata a rimborso spese, con conseguente affidamento del servizio alla stessa CEM con decorrenza dal 2019. Che l'articolo 56 del decreto legislativo 117/2017, cosiddetto codice del terzo settore, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con l'organizzazione di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, chiarendo altresì che le predette convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Che codesta amministrazione ha più volte manifestato la volontà, non da ultimo nella lettera di revoca della convenzione, di valorizzare il contributo dei volontari. Si chiede se prima di procedere alla comunicazione del mancato rinnovo della convenzione, l'amministrazione comunale di Vimercate abbia prospettato a CEM la possibilità di continuare a stipulare con le associazioni di volontariato iscritte nel registro del terzo settore convenzioni per la gestione di servizi di interesse generale, eventualmente adeguando la convenzione in essere con particolare riferimento all'erogazione del contributo annuale forfettario alla previsione di un rimborso spese. Se prima di procedere alla comunicazione del mancato rinnovo della convenzione l'amministrazione comunale di Vimercate abbia coinvolto le associazioni assegnatarie del servizio per portare la conoscenza del contenuto della nuova normativa, eventualmente sondando la disponibilità delle stesse a iscriversi al registro unico del terzo settore e a continuare ad espletare il servizio adeguando la convenzione in essere nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo forfettario in luogo di un rimborso delle spese documentate. Se è stato valutato, e quale è risultato essere, il costo complessivo e la conseguente ricaduta sugli utenti della gestione
della piattaforma ecologica da parte di CEM Ambiente, anche ai fini dell'individuazione della soluzione economicamente più favorevole, così come previsto dalla legge. Grazie. Va bene, grazie. Se è possibile averne prima, nella fine della seduta, copia scritta. Ci sono altri consiglieri che desiderano presentare interrogazioni o interpellanze? Prego, consigliere Teoldi. Grazie Presidente. Una proposta di ordine del giorno. Adesione del Comune di Vimercate alla proposta di legge di iniziativa popolare introduzione dell'educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto indipendente nelle scuole di ogni ordine e grado. Premesso che il 14 luglio 2018 è stata depositata in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare introduzione dell'educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto indipendente nelle scuole di ogni ordine e grado, che il 15 luglio 2018 è stato pubblicato l'annuncio sulla Gazzetta Ufficiale numero 137, che il 20 luglio 2018 è stata avviata la raccolta firme, al raggiungimento delle quali farà seguito alla presentazione in Parlamento, rilevato che la proposta di legge si pone come obiettivi educare al bene comune e promuovere la partecipazione civica, educare alla legalità e alla sicurezza nel rispetto reciproco, educare all'utilizzo della rete contro hate speech, cyberbullismo e fake news, migliorare comportamento e stili di vita sostenibili, lotta allo spreco alimentare, tutela dell'ambiente e spazi comuni. Rilevato che la proposta di legge propone di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado lo studio della Costituzione per conoscere diritti e doveri dei cittadini, il recupero del valore della memoria, l'affermazione dei concetti di pace, fratellanza e libertà nella costruzione della coscienza del bambino cittadino, lo studio dei principi giuridici fondamentali, l'introduzione all'educazione ambientale digitale, l'educazione alimentare per un corretto stile di vita e per la lotta allo spreco, l'approfondimento del funzionamento delle istituzioni, dei sistemi di governo e delle istituzioni europee, la conoscenza degli elementi fondamentali del diritto, in particolare del diritto del lavoro. Preso atto che la proposta di legge in oggetto è sostenuta da ANCI perché esprime il sentito comune di tanti sindaci e amministratori locali che avvertono l'urgenza di operare per una maggiore diffusione del senso di appartenenza alla comunità dei cittadini e alle cittadine italiane, che il Comune di Vimercate sta già sostenendo le associazioni del territorio che si sono messe a disposizione per accompagnare gli studenti di Vimercate con progetti formativi in linea con quanto proposto dalla legge in oggetto. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Vimercate impegna il Sindaco e la Giunta ad aderire alla proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da ANCI, introduzione dell'educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto indipendente nelle scuole di ogni ordine e grado, a mettere a disposizione gli uffici del Comune Spazio Città per la raccolta firme, a dare adeguata informazione ai cittadini dell'iniziativa pubblicizzando la raccolta firme attraverso tutti i canali istituzionali, sito del Comune, pagina Facebook, via Vimercate Oggi, Locandine, Spazio Città, pannelli luminosi. Grazie, anche qui la preghiera di poter riceverne copia scritta prima della fine della seduta. Grazie, ci sono. Prego, consigliera Matetti. Ho di nuovo una proposta di ordine del giorno. Adesione del Comune di Vimercate all'iniziativa PFC Plastic Free Challenge promossa dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Premesso che il 12 giugno 2018 il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, in occasione della campagna Io sono Ambiente, si è impegnato a rendere il suo dicastero plastic free entro il prossimo 4 ottobre, che nel corso dell'annuncio il Ministro ha lanciato una plastic free challenge agli altri ministeri e a tutte le amministrazioni pubbliche affinché si impegnino a eliminare la plastica usa e getta, grave fonte di inquinamento ambientale. Rilevato che ridurre il consumo di plastica è diventata una priorità per il pianeta, richiamate le direttive UE del 4 luglio 2018 in materia di economia circolare, la prima strategia sulla plastica adottata il 16 gennaio 2018 dalla Commissione europea e le nuove norme verso la riduzione della plastica usa e getta in essa proposte, preso atto che con delibera di Consiglio Comunale numero 10 del 14 marzo 2012 il Comune di Vimercate ha aderito alla strategia rifiuti zero, tra le strategie al punto 5 in tema di riduzione dei rifiuti contempla l'eliminazione graduale della plastica usa e getta, che con delibera di Consiglio Comunale numero 20 del 21 maggio 2013 il Comune di Vimercate ha aderito alla proposta di legge di iniziativa popolare rifiuti zero, tra le leggi l'articolo 1 lettera B dispone di proteggere l'ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 86, che con delibera di Consiglio Comunale 48 del novembre 2016 il Comune di Vimercate ha adottato un regolamento comunale per le ecofeste. Tale regolamento, all'articolo 3 lettera B, prevede durante eventi pubblici l'utilizzo di stovie compostabili e tovaglie in cellulosa in sostituzione di quelle di plastica. Il Consiglio Comunale di Vimercate impegna il Sindaco e la Giunta
ad aderire all'iniziativa PFC promossa dal Ministero dell'Ambiente ad adottare i provvedimenti utili a eliminare l'utilizzo delle stoviglie in plastica usa e getta dagli uffici del Comune. Allora, grazie. Ci sono altri consiglieri che desiderano presentare interrogazioni o interpellanze? Se nessun consigliere desidera presentare interrogazioni o interpellanze, alle ore 23:29 minuti dichiaro chiusa la seduta. Grazie, arrivederci.